Buongiorno a tutti, a tutte, tutti e a tutte i partecipanti e le partecipanti a questo seminario. Spero mi sentiate correttamente. Siamo... Buongiorno, ti Buongiorno, sentiamo. buongiorno. Ah, Buongiorno. grazie, grazie, grazie alle professoresse, grazie, grazie alle professoresse Elsa Soro, Cristina Voto per l'abituale riscontro. E siamo dunque a un nuovo appuntamento di questo nostro seminario che procede come avrete riscontrato su due binari, cioè da un lato una riflessione alla chiave della filosofia della comunicazione subspecie semiotica, da una prospettiva semiotica a proposito del volto e in particolare delle sue configurazioni culturali legate a particolari plessi di spazio e di tempo, e dall'altro degli interventi puntuali che sondano manifestazioni specifiche e particolarmente interessanti di tali cronotopi del volto. Grazie alla collaborazione sapiente delle professoresse Soro e Voto e dei numerosi ospiti, delle numerose ospiti che accogliamo nel nostro seminario. Ci eravamo lasciati ieri per quanto riguarda la riflessione generale e anche forse un po' più noiosa, inevitabilmente, sulla filosofia della comunicazione del volto e dei suoi cronotopi, sul tema della visibilità. Spero di non ossessionarvi con riflessioni continue sulla pandemia, sulle mascherine, sul virus. D'altra parte, è anche un nostro compito professionale di riflettere sull'attualità, di riflettere sulla contemporaneità utilizzando degli strumenti semiotici. Dicevamo ieri, la semiotica ha vissuto negli anni 60 e 70 un momento di grande sviluppo e di spiccata centralità anche nel dibattito mediatico dell'epoca. Dopodiché, come spesso accade alle discipline accademiche, anche quelle più nuove, è diventata una metodologia consolidata, ma è diventata anche una disciplina propriamente accademica con corsi di studio, riviste, collane di libri, conferenze, congressi, eccetera, eccetera. D'altra parte, nelle università italiane si studia semiotica in moltissimi corsi di laurea, perlomeno a partire dagli anni 90. E anche se l'insegnamento di alcuni studiosi di semiotica, come Umberto Eco, è precedente agli anni 90. C'è stata quindi una progressiva professionalizzazione della semiotica, ma anche una sua progressiva cristallizzazione in forme accademiche, che a dire il vero l'hanno forse un po' allontanata dalla contemporaneità bruciante. La semiotica si è occupata di tanti temi, però ha sviluppato poi soprattutto la sua parte metodologica, come a voler dimostrare anche la propria dignità accademica, la propria dignità disciplinare. E questo progressivo divenire sempre più accademico del sapere semiotico si collega però al fatto che il senso comune ha accolto molte delle proposte della semiotica degli anni 60 e 70, per cui, come dicevo ieri, negli anni 60 e 70 studiosi come Roland Barthes potevano stupire i propri lettori parlando di una famosa pubblicità di una pessima marca francese di pasta, oppure Umberto Eco poteva raccogliere un vasto consenso di lettori, ma anche da un certo punto di vista mediatico, raccontando dal punto di vista semiotico le sue esperienze di viaggiatore. Poi questa attenzione ai fenomeni tipici dei mass media e della quotidianità toccata dai mass media, della quotidianità postmoderna, sono entrati nel senso comune. Oggi più nessuno si stupisce del fatto che un filosofo si occupi
dei fumetti Disney. Quando cominciò a farlo invece Umberto Eco, questa proposta, questa iniziativa risultò dirompente, quasi scandalosa rispetto al sistema accademico dell'epoca, che invece era molto paludato, era molto conservatore. Oggi forse stupisce il contrario, cioè che qualche studioso, filosofo, eccetera, ritorni sui temi classici della semiotica, studi il Leviatano di Hobbes, eccetera, eccetera. C'è stato dunque uno sdoganamento della cultura di massa, della cultura cosiddetta popolare, negli studi accademici. Umberto Eco è stato il grande protagonista di questo sdoganamento. Oggi, tuttavia, questa cultura in tutte le sue manifestazioni, ma inclusione anche della quotidianità con i suoi segni, i suoi testi, i suoi discorsi, non costituisce più una sorpresa e non costituisce nemmeno più un'esclusiva della semiotica, visto che la filosofia teoretica ha cominciato ad occuparsi di questi temi, la sociologia, l'etnometodologia, l'antropologia che si è spostata su, diciamo così, temi urbani, non esotici, sulla quotidianità vicina, prossima, sulla quotidianità familiare. E dunque la semiotica si è trovata un po' spiazzata, nel senso che ha perduto i suoi oggetti, i suoi cavalli di battaglia. È diventata dunque sempre più astratta, sempre più teorica, si è ripiegata molto sulla metodologia, ripiegandosi sulla metodologia è diventata molto astratta, ha perduto molto del suo grande pubblico, anche del pubblico accademico di altre discipline, si è guadagnata anche una reputazione di essere una disciplina molto astrusa, no? In Francia, per esempio, non sempre senza fondamento questa accusa. Altre tradizioni come quella risalente a Charles Sanders Peirce invece hanno continuato a lavorare in un solco molto isolato, quello di una tradizione filosofica condotta attraverso gli strumenti semiotici. Però poi, dicevo, ci sono alcuni frangenti che Lotman nella sua semiotica delle culture avrebbe definito come esplosivi, nei quali si sente il bisogno del semiotico. Il semiotico viene richiamato anche dai quotidiani, dai mass media, insieme ovviamente ad altri intellettuali ed altri accademici, altri studiosi, per dare la sua visione, per proporre la propria interpretazione della contemporaneità. E uno di questi frangenti è sicuramente quello che stiamo vivendo. Quindi non è un caso che ci occupiamo tanto di volti nella pandemia, perché è un sisma dal punto di vista semiotico, qualcosa che scardina, come dicevamo ieri, molti ambiti interpretativi. E soprattutto è qualcosa che necessita di una lettura complessiva, di una lettura più distaccata, molto difficile in questo periodo in cui siamo ancora molto personalmente coinvolti dagli eventi e negli eventi, una lettura che superi la visione spesso strutturalmente frettolosa proposta dalla stampa, no? Il giornalista contemporaneo è chiamato a lavorare con un ritmo estremamente accelerato. Questo è necessario, no? Rispetto alla macchina di produzione delle notizie e dei commenti alle notizie, però impedisce appunto molto spesso un distacco che consenta un'interpretazione di larghe vedute. Allora, il punto saliente sul quale ci eravamo lasciati ieri riguardava la dialettica fra visibilità e invisibilità. Ricorderete, ci siamo fermati su questa idea che molte delle epidemie, soprattutto le pandemie, anche per l'estensione che acquisiscono e il numero di persone che interessano, conducono a una necessità che direi antropologica molto intensa, di attribuire una visibilità, quindi di rappresentare visualmente l'origine del male, rappresentare il virus, attribuirgli dei connotati, attribuirgli in certi casi anche un volto. Operazione che da un lato risponde appunto a un'esigenza molto diffusa, a un'esigenza antropologica di antropomorfizzazione
della agentività diffusa, no? Che cos'è l'agentività? È la capacità di agire nel mondo. L'agentività è una caratteristica che contraddistingue gli enti e i soggetti dotati di intenzionalità. Tuttavia, è anche una caratteristica che noi attribuiamo a enti e a soggetti che non sarebbero di per sé dotati di intenzionalità, ma che ricevono una connotazione, una rappresentazione, un'aura di intenzionalità proprio perché noi abbiamo la necessità di trasformare una causalità in una intenzionalità. Abbiamo la necessità di rappresentarci la pandemia e il virus che la scatena come un fenomeno che non è semplicemente causale, ma invece un fenomeno intenzionale. Che differenza c'è tra lo spiegare un fenomeno come la pandemia in termini di causalità e spiegarlo invece in termini di intenzionalità? Beh, nel momento in cui identificate un fenomeno come sotteso da intenzionalità e non semplicemente da causalità, l'intenzionalità essendo una particolare causalità che è messa in azione, che è scatenata da una intenzionalità soggiacente, da una agentività, scusate, soggiacente, nel momento in cui, vi dicevo, interpretiamo un fenomeno come sotteso non semplicemente da causalità, ma invece da una intenzionalità scatenata da una agentività, in quel momento si apre uno scenario che è essenzialmente uno scenario narrativo. Riusciamo a rappresentarci un fenomeno secondo questo schema, che è stato molto studiato dalla semiotica gramsciana, che è uno schema di narratività. Perché in quanto esseri umani, individui, ma soprattutto in quanto membri di comunità di interpreti, spesso prediligiamo questa interpretazione, cioè un'interpretazione non secondo la causalità, ma un'interpretazione secondo l'intenzionalità, un'interpretazione in cui emerge un'intenzionalità, emerge un'agentività che la sottende e dunque sostanzialmente emerge prima un attante soggetto con il suo destinante, il suo destinatario, il suo antisoggetto, il soggetto di valore, no? Tutti i termini che conosciamo dalla semiotica gramsciana, ma emerge poi anche il soggetto, fino a delle configurazioni sempre più dettagliate in cui questa agentività che promuove un'intenzionalità, che promuove una soggettività, diventa personaggio, no? È quello che succede quando, per esempio, Macron, presidente della Repubblica Francese, nell'annunciare il primo confinamento, si presenta a reti unificate sulla televisione francese e pronuncia la frase che poi è rimasta celebre, che è stata anche molto criticata, a volte anche ridicolizzata: Nous sommes en guerre, no? Siamo in guerra, siamo in guerra contro il virus. Che è un po', diciamo, l'equivalente di quella frase che si diceva, che si dice a volte da bambini nelle scuole elementari, forse prima, no? Scuole materne, asili, quando si dice: ah, io ho una fidanzata, cioè, ma lei lo sa? No, non lo sa. È la stessa cosa, noi siamo in guerra con il virus, ma il virus lo sa? No, non lo sa, nel senso che il virus non è in guerra contro di noi, il virus sostanzialmente fa il suo mestiere, no? Che non è un mestiere, è una inclinazione naturale, che è quella di riprodursi attraverso altri corpi, altre energie immagazzinate in altri corpi. Quindi è come dire che ogni volta che noi mangiamo un hamburger siamo in guerra. Veramente non siamo in guerra. E avrebbe forse molto più senso dire che le mucche del mondo sono in guerra contro di noi, no? Ecco, poi però si possono innestare su questa visione, no? Il fatto che quando mangiamo una zuppa di patate, le patate sono in guerra contro di noi, noi siamo in guerra contro le patate, e si può sviluppare un discorso ideologico, no? Per cui per gli attivisti vegetariani e soprattutto vegani effettivamente c'è una guerra, no? E soltanto che c'è un
parte in conflitto che non esprime o che non riesce ad esprimere una milizia, un esercito, una forza di opposizione, di resistenza, e quindi bisogna che dalle file del nemico qualcuno si stacchi per proteggere l'antagonista. Però sono tutte, come dire, costruzioni ideologiche basate su un meccanismo che è un meccanismo illusorio, cioè quello che ci consente di proiettare su un meccanismo sostanzialmente causale una intenzionalità, una soggettività, una agentività. Questo meccanismo è stato studiato, come vi dicevo, da Graimas, secondo l'ipotesi della narratività, però spesso gli stessi semiotici grimassiani, soprattutto quelli che non sono molto avvezzi alla riflessione filosofica, ma invece del tutto degnamente si occupano di più dell'applicazione del metodo all'analisi dei testi, non riflettono sulla necessità antropologica, esistenziale, forse anche legata all'evoluzione biologica della specie, della narratività. Perché dovremmo preferire interpretare i fatti che ci circondano, l'ambiente che ci circonda, non nei termini di una semplice causalità, ma nei termini invece di una intenzionalità retta da un'agentività che esprime una soggettività e così via. A che cosa serve la narratività? A che cosa serve a noi, alla nostra specie, interpretare quello che ci succede in questo periodo, quindi la presenza della pandemia, la presenza del virus, in questi termini? Beh, ci sono molte ipotesi per rispondere a questa domanda. Invito anche voi a una riflessione su questo punto, ma un elemento fondamentale nell'adozione di questo schema di narratività consiste nella possibilità di individuare uno schema d'azione basato sulla narratività stessa. La narratività, in effetti, come sappiamo, è un meccanismo che permette a valori sedimentati all'interno di una comunità, di un gruppo sociale, di circolare attraverso i testi, ma consente anche di alimentare quello che potrebbe definirsi un flusso pragmatico, cioè noi riusciamo a fare delle cose nel mondo anche perché abbiamo come la percezione che questo nostro agire del mondo non sia una risposta semplice a una causalità, ma sia invece una risposta complessa a una intenzionalità. Cioè il fatto di percepire che davanti abbiamo non un ente naturale che agisce secondo natura e che agisce inesorabilmente secondo modalità di azione che sono del tutto diverse rispetto a quelle che invece vengono espresse da organismi dotati di una cognizione avanzata come la specie umana. Il fatto dunque che noi rifiutiamo un'interpretazione causale di quello che ci succede e proiettiamo invece su tali fenomeni uno schema di lettura narrativo ci consente di motivare le nostre stesse azioni. Un conto è gestire una pandemia nella consapevolezza che si tratta di un fenomeno naturale, che si tratta di un fenomeno retto da causalità. Altro conto è gestire la pandemia dopo aver proiettato su di essa questo schema narrativo. Questo schema narrativo consente una mobilitazione, che è il frutto proprio di questa motivazione aggiuntiva attribuita alla nostra azione. Se noi pensiamo che il virus non sia un ente naturale, ma che sia invece un nemico, beh, riusciamo ad agire nel mondo in maniera diversa, riusciamo per esempio anche a federarci in maniera diversa, riusciamo a costruire una comunità attorno all'idea del nemico. Questo meccanismo, un meccanismo molto noto in antropologia, è stato anche molto studiato da Umberto Eco,
in alcuni dei suoi saggi occasionali, in particolare quello che dà il titolo alla raccolta Costruire il nemico e altri saggi occasionali, che è stata una delle ultime raccolte pubblicate da Umberto Eco in vita. E qui si mostra molto bene che la proiezione di un nemico esterno consente la organizzazione di una comunità, che è una comunità interpretativa, ma anche una comunità d'azione, una comunità pragmatica. Questa metafora bellica proiettata sulla pandemia necessita poi di una serie di corollari. Uno di questi corollari è la visualizzazione. È necessario visualizzare il nemico, no? Visualizzare il nemico è uno dei punti salienti, uno degli elementi indispensabili nella costruzione del nemico stesso. Come fare a combattere contro un nemico invisibile, no? Come fare a determinare una comunità d'azione quando il nemico non può essere rappresentato visualmente. Quindi lì nasce la necessità di rappresentare il virus, di rappresentarselo, attraverso una serie di strategie che inevitabilmente comportano dei pregiudizi, pregiudizi che possono essere intenzionali o preterintenzionali. Ci sono degli evidenti pregiudizi intenzionali quando io attribuisco al virus non soltanto una forma, ma anche una forma antropomorfa, ma anche un volto, e poi caratterizzo etnicamente questo volto, no? È chiaro che se io rappresento visualmente il virus di Covid-19, che non ha assolutamente un volto, non ha qualcosa che noi possiamo riconoscere come un volto biologico, e se appunto attribuisco questo volto al virus e gli attribuisco dei connotati che sono quelli tipici degli individui provenienti dall'Asia, dall'Estremo Oriente, in particolare dalla Cina, beh, lì sto in maniera molto grossolana, in maniera grottesca, proponendo una visione ideologica del virus. Sto sostanzialmente costruendo non soltanto un nemico, ma anche un colpevole che poi molto spesso è un capro espiatorio, no? Il capro espiatorio, conoscete questa nozione, è stata molto studiata da René Girard, un grande filosofo francese, attivo soprattutto in California, all'Università di Stanford per tanti anni, che ci spiega appunto come questo meccanismo del capro espiatorio, cioè dell'individuare un colpevole, di espellerlo dalla comunità degli interpreti, è fondamentale per cementare la comunità stessa, no? René Girard è anche uno studioso molto controverso, ma molte delle sue riflessioni purtroppo sono estremamente attuali in questo periodo, no? In cui sembra di toccare con mano anche il concetto di desiderio mimetico, che è un altro grande concetto ideato da René Girard, no? Questa competizione tra umani rispetto a risorse che sono desiderate allo stesso tempo, che sono costruite dunque come limitate. E allo stesso modo io posso costruire il volto del virus come il volto di Bill Gates, oppure posso costruire il volto del virus come un volto con tratti simili a quelli che malauguratamente caratterizzano tutta l'iconografia dell'antisemitismo, molto antica, no? Molto ben studiata dal mio illustre predecessore, il professor Ugo Volli. Nel fare ciò, però, sono in qualche modo favorito ed incoraggiato nei miei pregiudizi dal fatto che, sebbene il virus non abbia una agentività propria, non abbia una intenzionalità propria, perlomeno non è un'intenzionalità di livello superiore, no? Poi potremmo parlare dal punto di vista biosemiotico sulla intenzionalità dei batteri, sulla intenzionalità dei virus, no? Io stesso ho scritto un po' di articoli teorici su questo argomento, però diciamo l'intenzionalità del virus non è sicuramente come un'intenzionalità degli esseri animali superiori, dei mammiferi, non certo paragonabile all'intenzionalità umana, questa nostra capacità di costruire, no, dei simulacri tra opzioni differenti e poi scegliere attraverso questa costruzione simulacrale.
Il virus invece deve la sua efficacia proprio al fatto che sostanzialmente segue sempre la linea di minor resistenza, no? Minor resistenza rispetto alla sua, diciamo, costituzione biologica, per cui si insinua lì dove c'è più spazio, no? Non si comporta esattamente come un essere umano. Gli esseri umani spesso non fanno così, no? Ci innamoriamo spesso di persone impossibili, per esempio, no? E questo il virus non lo farebbe, no? Il virus si innamora sempre diciamo, dell'amante perfetto. Quindi vi dicevo, questa nostra propensione ad attribuire una intenzionalità, ad un'agentività, a un ente naturale che invece agisce sostanzialmente secondo natura, no? Secondo schemi causali che noi non conosciamo, e sottolineo non conosciamo o non conosciamo perfettamente, da un lato è favorito dal fatto che tutto ciò che viene interpretato come dotato di agentività, di intenzionalità, viene spesso poi fornito di un volto, c'è una specie di circolo virtuoso, circolo del viso, si potrebbe dire, circolo del volto, per cui a tutto ciò che ha un volto noi attribuiamo un'agentività, ma anche a tutto ciò che noi pensiamo come dotato di un'agentività tendiamo ad attribuire un volto, nonostante poi non possiamo riconoscere i tratti visivi tipici del volto umano, cioè non ci sono gli occhi, non c'è il naso, non c'è la bocca. Allora, sicuramente molti di voi avranno visto questo documentario sudafricano di straordinario successo, su questo polpo. Questo octopus, in realtà una polpina, una polpetta, non so come si dice. Chiedo aiuto alla professoressa Voto sulla denominazione del polpo femmina, che diventa appunto il protagonista, la protagonista di uno straordinario documentario di enorme successo su Netflix, My Teacher the Octopus, no? E lì è molto piovra, sì, però è piccolino. Piccolino, la piovra è effettivamente femminile. Sì. È vero che forse è una piovra quella, no? Perché octopus, io l'ho visto in inglese, octopus è piovra, forse sì, è una Mi sa di sì. piovretta, sì, una piovretta. Insomma, c'è questo, sostanzialmente la storia di un documentarista sudafricano che invece di divorziare si innamora di una piovra. Ecco, questo è un po' ogni scusa è buona per non stare a casa con il figlio e con la moglie, quindi insegue, non sto scherzando. Però, diciamo, la cosa interessante dal nostro punto di vista è che lì la piovra non è che sia molto facile sempre attraverso queste riprese identificare un volto somatico, no, di questa piovretta. Le riprese sono straordinarie, no, perché insomma c'è veramente un progresso tecnico nelle riprese digitali sottomarine che è impressionante. Ieri mostravo ai vostri colleghi francesi delle immagini di documentari sottomarini degli anni 70, poi degli anni 90 e poi i documentari sottomarini attuali. C'è un abisso nella rappresentazione, nella messa in scena, no? Questo è un po' un mio hobby, no? Qui io colleziono documentari sottomarini. Però la cosa interessante è che quando questa piovra diventa, per la prima volta, credo, insomma, nella storia del cinema documentario, protagonista di una, diciamo, narrazione naturalistica, quindi stiamo a parlare della piovra assassina, eccetera, eccetera, lì questa piovra comincia ad avere un volto che però non è necessariamente un volto somatico, è un volto che noi attribuiamo proprio perché ci si dice che questa piovra sacrifica la propria vita per i piccoli, cioè c'è tutta una costruzione che è quella tipica proprio del documentario. Se voi guardate i documentari naturalistici da questo punto di vista fanno molto sorridere, no? Perché c'è una continua proiezione
schemi antropomorfi di nostre emozioni tipiche della specie umana ad altre specie, no? E quindi molto spesso anche una posizione molto, molto violenta. Allora, la stessa cosa succede con qualsiasi cosa abbia un'aggettività, anche degli enti che sono potenzialmente inanimati, cioè dei cespugli che rotolano nel deserto mossi dal vento. Non c'è forse più un fenomeno più causale di questo, no? Cioè c'è un ente non dotato di aggettività propria che viene mosso, che viene sospinto da una forza naturale esteriore. Però anche in quel caso noi cominciamo a poter vedere un volto rotolante, no, nel cespuglio, come possiamo vedere dei volti nelle pietre. Possiamo. Quindi siamo favoriti in questa nostra proiezione dal fatto che il volto è associato all'aggettività, ma l'aggettività è associata al volto. Abbiamo questa tendenza che è molto radicata nella specie di attribuire un concetto di volto, che poi è sostanzialmente un corrispettivo fenomenologico dell'alterità, no? Tutto ciò che diciamo è intenzionale al di fuori di noi è anche un'alterità, è qualcosa che modifica secondo degli schemi, secondo delle volontà, dei desideri, dei bisogni che ci sono alieni, il mondo che ci circonda. Quindi c'è questa propensione ad attribuire un volto al virus, però c'è anche una necessità che è legata al fenomeno di cui parlavamo ieri, cioè la costruzione del nemico necessita di una sua rappresentazione visiva, che poi è il fondamento della sua riconoscibilità, e questo conduce spesso appunto alla rappresentazione intrisa di pregiudizio. Questo pregiudizio, dicevo, può essere intenzionale o preterintenzionale. È chiaro che se voi rappresentate un virus Covid-19 con volto cinese, le vostre intenzioni ideologiche sono molto chiare, però pensate a quegli spot molto famosi che forse voi non avete visto, diciamo, quando sono stati prodotti e diffusi perché siete troppo giovani, ma pensate a quegli spot che mettevano in guardia, che il cui scopo, il cui intento era quello di mettere in guardia nei confronti della diffusione del virus dell'HIV, no? Del virus dell'AIDS. Allora, alcune di voi li ricorderanno, c'erano questi spot che mostravano le situazioni, gli script tipici di contagio, quindi sostanzialmente uso di droghe e script sessuali, con una musica molto ansiogena, no? Una colonna molto ansiogena, una specie di respiro stimolato con musica elettronica di sottofondo. E poi in queste situazioni si mostrava qualcuno che era già contagiato, che era circondato da una specie di alone, se non ricordo male, lo ricordo come una specie di alone rosa, no? Poi anche questo è abbastanza, una riflessione di genere andrebbe fatta su questa rappresentazione, o comunque luminoso, e quando poi veniva in contatto, diciamo, un contatto pericoloso, un contatto inammissibile dal punto di vista della virologia con un altro individuo, questa luce si trasferiva all'altro individuo, che veniva anch'esso circondato da quest'aura luminosa, e poi andava a sua volta in società, toccava altri individui che venivano circondati dalla stessa aura, e così via, e così via. Allora, lì l'intenzione del creativo di questa pubblicità sociale era quella di sottolineare visivamente la perniciosità del contagio, cioè tu non lo sai, ma ti stai contagiando e contemporaneamente stai contagiando gli altri, no? Però inevitabilmente si trasmetteva anche un messaggio di forte stigmatizzazione dell'individuo contagiato, cioè come se l'individuo contagiato diventasse improvvisamente paria e un individuo pericoloso e diverso da tutti gli altri, sempre circondato da questa aura, no? Che lo accompagnava dappertutto, mentre poi evidentemente è stato poi successivamente molto importante sottolineare il fatto che un individuo affetto da AIDS poteva vivere una vita normale, l'importante è che facesse attenzione ad alcune circostanze, ad alcune attività, no? Quindi non
qualcuno che era perennemente pericoloso per gli altri, pericoloso per gli altri anche suo malgrado in certe circostanze. Quindi, come vedete, la rappresentazione visiva è molto necessaria dal punto di vista antropologico, è molto efficace anche nel caso in cui sia necessario motivare una mobilitazione collettiva nei confronti dell'azione, però inesorabilmente la comunicazione visiva è anche per certi versi incontrollabile, no? Io vi esorto in quanto comunicatori, comunicatrici del futuro a utilizzare ovviamente le immagini, ma essere consapevoli della forza dirompente delle immagini stesse e della loro incontrollabilità, no? Questa è una riflessione che riguarda non soltanto il volto, ma riguarda, diciamo, le immagini in generale, riguarda l'etica o la semioetica, no? Come si suole denominare, delle immagini. Allora, volevo chiudere questa mia riflessione mostrandovi un breve video. Vediamo se riesco a. Non mi ricordo più se. Sì, comunque l'audio non è importante, quindi posso anche non preoccuparmi di questa difficoltà tecnica. Allora, condivido lo schermo e. Allora, vediamo se riesco a non andare sulle email personali alla fidanzata, ma invece sul PowerPoint. Ecco. Benissimo. Si vede? Sì, Si vede? vediamo. Va bene. E adesso partiamo. Allora, questo video è molto interessante dal punto di vista della filosofia della comunicazione, della semiotica del volto, della semioetica delle immagini. Allora, l'ho presentato ieri anche ai vostri colleghi e alle vostre colleghe dell'istituto presso il quale sono ospite, che è l'Istituto di Studi Avanzati dell'Università di Parigi, Cergy. E leggete la didascalia, no? La didascalia in inglese dice: Italian police forces remove helmets and face masks during a no mask demonstration in Turin. No? I poliziotti italiani tolgono i caschi e le mascherine durante una protesta no mask a Torino. Effettivamente siamo a Torino, potete riconoscere Piazza Castello. E questo video è stato da me recentemente visto perché condiviso dalla pagina Facebook di un collega di una università latinoamericana, collega che si potrebbe definire un attivista no vax, no mask, il quale riceveva questo video da un'altra pagina con simile ideologia e lo ritrasmetteva attraverso la propria pagina, dando luogo così a una serie di commenti. Sempre nel flusso di questo post, commenti tutti di altri utenti sostanzialmente nella stessa bolla ideologica, cioè anch'essi più o meno no vax, no mask, i quali sintetizzo sostanzialmente trasmettevano il messaggio seguente: a Torino. Finalmente le forze dell'ordine
si schierano con i Novax, con i No Mask. Peccato che questo non avvenga, o speriamo che questo avvenga anche in altri luoghi del mondo, anche in altre manifestazioni. Allora, io mi sono imbattuto per caso in questo post, perché appunto ricevo i post di questo collega su Facebook. Ma mi ricordavo di aver già visto questo video, mi ricordavo di averlo già visto, mi sembrava molto strano perché non avevo avuto notizia di questo video attraverso i media italiani negli ultimi giorni. In effetti, attraverso una breve ricerca in internet, in particolare su YouTube, sono risalito video che avevo già visto, cioè questo, ma che in realtà era stato diffuso in particolare dalla testata del Fatto Quotidiano, dal canale YouTube del Fatto Quotidiano, se non vado errato, l'8 di dicembre del 2013. Quindi, cosa succede qui? Allora, succede che evidentemente c'è un anacronismo, no? C'è un anacronismo perché c'è un video del 2013 che viene spacciato per un video contemporaneo. Questo crea un particolare cronotopo del volto, un cronotopo del volto che, se volete, un anacronotopismo del volto, no? Sapete che cos'è un anacronismo? Cioè un incidente cronologico, sostanzialmente, quando si attribuiscono, per esempio, a Dante fatti, opinioni, atteggiamenti che non possono esserli, che non potrebbero essergli attribuiti dal punto di vista cronologico. La donazione di Costantino fu dimostrato da Lorenzo Valla, era un documento in sé foriero di un anacronismo, un falso, no? Anche qui ci troviamo di fronte ad un falso. Però, ripeto, non è soltanto un anacronismo, è anche un anatopismo. Perché? Perché sostanzialmente la credibilità di questa operazione anacronistica nella pagina Facebook del mio collega si deve anche al fatto che un video proveniente da un altrove, in questo caso Torino, viene spacciato anacronisticamente come un video contemporaneo in una bolla che non è soltanto ideologica, ma che è anche una bolla cronotopologica, no? Cioè l'America Latina contemporanea. Questa operazione non potrebbe, per esempio, funzionare nello stesso modo a Torino, perché a Torino probabilmente si imbatterebbe all'interno di bolle anche ideologicamente favorevoli al movimento No Mask No Vax in molti più individui che abbiano già visto questo video, che lo riconoscano come un video proposto anacronisticamente, no? Immediatamente vi sarebbe qualcuno che sarebbe portato a commentare di seguito al post: ah no, ma questo è un video vecchio, del 2013, ma cosa state dicendo? No? Allora, invece, nel caso della bolla del mio collega latinoamericano, sostanzialmente è stato un caso che io mi imbattessi lì, che fossi una persona legata a Torino, che avessi già visto questo video e che dunque potesse richiamare l'attenzione sul fatto che questo video rappresenta in realtà le forze dell'ordine durante, o perlomeno, o per meglio dire, dopo un loro intervento nell'ambito di una protesta svoltasi nel quadro del movimento cosiddetto dei Forconi, no? Che forse alcuni di voi ricorderanno, una specie di gilet jaune all'italiana. Ecco. Allora,
La sintassi visiva di questo video è molto interessante anche rispetto al volto, perché in realtà il problema non è soltanto quello attuale, cioè della manipolazione attuale di questo video, il fatto che un video del 2013 venga utilizzato per appoggiare una posizione ideologica del 2021, con un evidente anacronismo perché nel 2013 non c'erano le mascherine, non c'era il virus, no? Quindi il fatto di dire che questi poliziotti si tolgono il casco e si tolgono anche la maschera, è un'evidente manipolazione retorica che introduce un falso, il quale però è un falso credibile perché in qualche modo c'è un'analogia strutturale collegata al volto tra il fatto di rimuovere il casco e il fatto di rimuovere la mascherina, no? Quindi sfruttando anche questa analogia visiva rispetto al volto, si costruisce questo anacronotopismo, questa proiezione illusoria nel tempo propiziata da una proiezione reale nello spazio, no? C'è dunque questa manipolazione che però si innesta su una manipolazione preesistente. Allora, se voi andate a leggere i commentari i commenti che furono scritti a corredo di questo video e della sua diffusione all'epoca, cioè nel 2013, trovate anche in quel caso una polarizzazione, la quale però è una polarizzazione più sottile, per così dire, perché le forze dell'ordine attraverso i propri canali ufficiali sostanzialmente dichiarano, ma qui non c'è nessuna espressione di solidarietà con nessuno. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa abitualmente rimuovono il proprio casco quando la necessità di un intervento è venuta meno, senza che ciò debba esprimere alcuna solidarietà o alcuna contrarietà alla ideologia che viene rappresentata nel movimento di protesta. E tuttavia, però, la comunicazione non funziona così, cioè non funziona soltanto attraverso, diciamo, le sue intenzio auctoris, ma funziona anche e soprattutto attraverso le sue intenzio lectoris, cioè effettivamente. Può darsi che queste forze dell'ordine in tenuta antisommossa abbiano rimosso il proprio elmetto, casco, come si dice, casco, boh, non mi ricordo più, perché non era più necessaria un'azione antisommossa, però la sintassi visiva, non soltanto del video, ma anche della stessa piazza, cioè di quello che accade nella piazza. Ancor prima che poi divenga oggetto di una rappresentazione visiva, favorisce una diversa intenzio lectoris. Che cos'è che favorisce questa intenzio lectoris? È sostanzialmente l'applauso. L'applauso, nel momento in cui interviene, inevitabilmente riscrive il senso di questo gesto del togliersi il casco, del togliersi l'elmetto. Lo connota come un gesto di solidarietà, cioè io ti applaudo mentre tu stai facendo qualcosa, o questo applauso è ironico, per cui sostanzialmente l'applauso ironico sottolinea il fatto che non mi piace quello che tu stai facendo, però se il mio applauso non è ironico, quello che stai facendo diventa sostanzialmente qualcosa che è connotato dalla mia approvazione, qualunque cosa tu stia facendo. E se tu stai facendo qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'ideologia che soggiace al mio applauso, nel momento in cui io applaudo a questo tuo gesto, inevitabilmente questo tuo gesto diventa un elemento della mia costruzione ideologica. Allora, questa è una prima manipolazione, una manipolazione che fa parte della performance stessa della protesta. In effetti, è un gesto abbastanza geniale, no? Da parte dei dimostranti, nel senso che in qualche modo coinvolgono le forze dell'ordine, che siano da loro parte o no,
attraverso un applauso nei confronti di un gesto che forse viene mal interpretato, ma comunque, essendo mal interpretato, viene poi in qualche modo anche connotato attraverso questa interpretazione. Poi c'è un editing del video che sottolinea ancora di più questa sintassi, no? Nel senso che nel momento in cui la telecamera si sofferma sul gesto di rimuovere il casco, sui volti di questi di queste forze dell'ordine, che sono più o meno impassibili, ma che evidentemente non sono forieri di, diciamo così, una dimensione patemica, come direbbe la semiotica, disforica. A tutti piacciono gli applausi, no? Soprattutto quando, come dire, questo applauso arriva inaspettato, c'è un momento di compiacimento, che viene a sottolineare forse anche qualcosa che non era fatto intenzionalmente, no? Come qualcuno che compie una buona azione senza saperlo, il mondo lo applaude e poi, diciamo, chi ha compiuto questa azione può bearsene, diciamo, anche non avendo avuto nessuna intenzionalità di compierla, no? Ecco, tutto ciò costruisce una sintassi visiva che poi viene sfruttata dalla seconda manipolazione, cioè la manipolazione che arriva molto più tardi nel tempo, nel 2021, quando questo testo già costruito, questo testo ideologico già costruito, viene poi richiamato intertestualmente da una intertestualità che in realtà è una cripto-intertestualità, no? Molti di questi, diciamo, anacronismi, anacronotopismi ideologici sono poi delle cripto-intertestualità perché si riferiscono a delle situazioni testuali di altro luogo, di altra epoca, soprattutto di altra epoca, sfuggendo così al controllo filologico, perché il controllo filologico è legato spesso a comunità di interpreti, quindi è molto più semplice spacciare questo video per un video contemporaneo in America Latina oggi piuttosto che in Italia, a Torino oggi, no? La stessa cosa possiamo fare noi prendendo un video prodotto in Uruguay oggi e proiettandolo in Italia, presentandolo come contemporaneo. Io non prendo posizione di solito quasi su nulla su Facebook, perché non mi sembra il luogo adatto, perché non mi sembra il mio ruolo, però insomma, ho, diciamo, suggerito al collega che si trattava di un video girato nel 2021. Questo nei confronti dell'ideologia, come del resto sottolineava già Umberto Eco in moltissimi dei suoi scritti, sostanzialmente cambia poco, cioè quando voi mostrate a qualcuno che è completamente pervaso da una certa ideologia, una dimostrazione schiacciante del fatto che ciò che vi ha proposto non corrisponde al vero, sostanzialmente ciò cambia poco nell'assetto ideologico di chi vi è di fronte. Il collega semplicemente mi ha detto: "Ah sì, ma insomma, ho ricevuto tantissimi video di proteste no mask questa mattina e dunque non ho potuto controllarli tutti." Questo sostanzialmente. E anche nei commenti successivi nessuno ha effettivamente commentato sul fatto, no, coloro che si erano espressi in maniera entusiasta nei confronti di questo video, quasi prendendolo come una dimostrazione del dilagare, diciamo, anche presso le forze dell'ordine di atteggiamenti no mask, ebbene non ha reagito al fatto che io sottolineassi appunto che questo video era invece un video sostanzialmente presentato in maniera del tutto anacronistica. Effettivamente poi diciamo questa presentazione del video ha creato una bolla di consenso. Questa bolla è rimasta una bolla di consenso anche successivamente al fatto che io avessi indicato l'origine dell'anacronismo. E poi il post intero è stato cancellato. Voglio sottolineare questo frangente, questo particolare anacronismo, no, del volto, anche perché
Diciamo, da un po' di tempo a questa parte le mie ricerche sul volto digitale stanno incrociando sempre di più ricerche parallele sul falso digitale. E questo incrocio non è un incrocio, come dire, del tutto immotivato o diciamo arbitrario, ma invece collegato a un'ipotesi di fondo che mi piace esplorare, mi piacerà esplorare anche con voi, e cioè che il falso possa propagarsi molto più efficacemente attraverso il volto. C'è una propensione, credo, antropologicamente molto diffusa ad associare la sospensione dell'incredulità al volto, cioè noi crediamo molto ai volti, crediamo a ciò che passa attraverso i volti, e per questo forse la creazione del falso attraverso il volto o utilizzando retoricamente il volto è molto più dirompente. In questo video che vi ho mostrato, sì, c'è una sintassi visiva che abilmente, diciamo, cerca di supportare una posizione ideologica attraverso l'anacronismo, però l'anacronismo è anche supportato dai volti, dal fatto che vediamo i volti dei rappresentanti appunto delle forze dell'ordine e nonostante non ci siano delle mascherine, no? Nonostante sia evidente che non ci sono mascherine in questo video, molti accecati dall'ideologia possono essere portati a credere che effettivamente c'è un momento in cui il volto si scopre, no? Noi vediamo ciò che vogliamo vedere e quando questo voler vedere concerne il volto, forse vediamo ciò che vogliamo vedere con ancora più forza, con ancora più forza retorica. Ma siamo arrivati allo scadere della prima ora della nostra lezione di oggi, che prevede anche l'intervento di una attesissima conferenza esterna. Adesso vi propongo di fare una brevissima pausa di 10 minuti, quindi diciamo fino alle 9:10, dopodiché le professoresse Elsa Soro e Cristina Voto, che hanno organizzato gran parte di questi incontri con grande beneficio di tutti e di tutte, introdurranno appunto questa attesa conferenza di oggi e poi daranno spazio appunto alla conferenza stessa e a seguire anche ai vostri interventi, ai vostri commenti e alle vostre domande. Per il momento interrompo la condivisione, vado soltanto un attimo in chat in cui il dottor Agosto ci scrive: io personalmente ho sempre attribuito dall'inizio della pandemia un volto al virus, quello dei dottori infermieri che avevano il viso, oserei dire, tumefatto, per via dell'operato con pazienti aventi il virus, per via delle conseguenze dovute all'uso continuo e senza sosta della mascherina. Sì, questo è sicuramente molto interessante, ne parleremo, continueremo a parlarne. Tuttavia, dal punto di vista, diciamo, dello schema narrativo gremasiano, questo è più che un'attribuzione di volto al virus come soggetto, è l'attribuzione di un volto al suo antisoggetto, cioè noi abbiamo bisogno non soltanto di visualizzare il virus attraverso il volto, ma di dare un volto anche a chi è, diciamo, dall'altra parte di questa barricata retorica, no? Per cui abbiamo bisogno di visualizzarlo non soltanto attraverso queste cosiddette milizie, no? Della lotta supposta attraverso, diciamo, la medicina, la scienza, al virus, ma abbiamo visto, per esempio, fiorire tutta una serie di nuovi personaggi, esperti, virologi, epidemiologi, che prima erano assenti dalla scena mediatica e che sono diventati un volto per noi indispensabile. Noi abbiamo bisogno di dare un volto anche alla scienza, no? Il conto è far circolare delle notizie sulla pandemia, delle nozioni scientifiche in maniera astratta, senza un portavoce, e altra cosa invece è incarnarle nel corpo, nel volto di un esperto, da tutto ciò che ne deriva dal punto di vista retorico. Quindi facciamo comunque questi 9 minuti oramai di pausa e alle 9:10 in punto ci rivediamo dunque per la conferenza di oggi che sarà introdotta dalla professoressa
professoressa Elsa Soro e Cristina Lotto. Bene, bentornati, benvenuti, benvenute, bentornate. E dunque, do la parola, credo, non so se la professoressa Sorro, professoressa Voto o entrambe, perché introducano appunto la conferenza di oggi, il nostro atteso ospite. Bene, allora sì, introduco e poi appunto apriamo, come dire, anche più collettivamente il dialogo. Allora, beh, non vi nego che siamo molto, molto contente, contenti di avere Paolo Ventura con noi. Faccio appunto una breve introduzione alla persona e alla sua opera. Paolo Ventura, beh, è cresciuto a Milano. All'inizio degli anni 90 inizia a lavorare come fotografo di moda, e collaborando anche per riviste come Elle, Marie Claire, Vogue. Ma verso già la fine degli anni 90 esce gradualmente dal mondo della moda, si trasferisce a New York e da lì intraprende il proprio percorso personale artistico. E inizia forse da una pratica fotografico-artistica meno conosciuta che quella del diorama, e inizia proprio a costruire e a fotografare piccoli diorami sulla Seconda Guerra Mondiale, basandosi sui racconti e sui ricordi familiari. Infatti, trovo assolutamente, come dire, congeniale la relazione tra la prima ora di questo seminario, dove abbiamo parlato appunto di anacronismi e di anacronotopismi, e vedremo come questi due aspetti sono assolutamente presenti in tutta l'opera di Paolo Ventura. Nel 2006 si pubblica una prima raccolta di questi lavori dal titolo World Souvenirs. E l'opera inizia poi a girare un po' per tutto il mondo, tant'è che la BBC la include anche nel documentario sulla fotografia The Genius of Photography. E qualche anno dopo inizia il suo secondo grande progetto, Winter Stories, anche questo poi diventa un libro pubblicato, e iniziano poi anche, come dire, a moltiplicarsi i progetti che vedremo hanno sempre tutti dei fili rouge in comune. Ne ricordo alcuni, ma pian piano li vedremo anche proprio grazie al supporto visivo, come l'automata e Behind the Walls. Finalmente ritorno in Italia nel 2010, da dove credo che ci stia anche ora trasmettendo, e inizia a lavorare a un nuovo progetto, Short Stories, dove usa proprio la sua famiglia come soggetto fotografico. E nel 2012 il MACRO, il Museo d'Arte Contemporanea di Roma, presenta una personale dal titolo Lo Zuavo Scomparso, che diventa poi un libro appunto pubblicato da Punctum. Già nel 2015 espande, diciamo, le sue pratiche, inizia a collaborare anche con il teatro, lavora con il regista Rob Ashford per la realizzazione della scenografia Carousel, alla Lyric Opera di Chicago, collabora anche con il Teatro del Regio di Torino per la realizzazione della scenografia dei costumi dei pagliacci di Leoncavallo. E infine vi ricordo che fino al 29 febbraio è stata allestita una bellissima mostra alla Fondazione Camera di Torino, al Centro Italiano per la Fotografia, dal titolo Carusel, e leggo dal comunicato stampa della Fondazione. In questa occasione le sale di camera presentano alcune delle opere più suggestive degli ultimi 15 anni, provenienti, scusatemi, da svariate collezioni, oltre che dallo studio dell'artista, in un'assoluta commistione di linguaggi che comprende disegni, modellini, scenografie, maschere di cartapesta e costumi teatrali. Non si tratta tuttavia di un percorso lineare né di una retrospettiva, quanto piuttosto di una messa in scena di tutti i temi ricorrenti della sua poetica, fra i quali spiccano quelle del doppio e quelle della finzione. Vedremo infatti anche nel corso del dialogo di oggi come appunto
questi temi si intrecciano con i nostri e delle, con i nostri affrontati nel seminario Cronotopi del Volto. Ma insomma, io farei un po' in questa maniera per dare anche la possibilità di entrare in contatto con l'opera. Magari condivido il sito di Paolo dove sono presenti molte immagini e nel frattempo dialoghiamo anche con Paola, quale rinnovo il benvenuto e insomma il piacere che sia presente con noi oggi. Io nel frattempo condivido. Ecco qui, immagino che già stiate vedendo, mi confermate? Bene, ok, benissimo. Bene, allora Paolo, grazie per essere venuto. Presento la mia collega Sassoro, il professor Massimo Leone. E, insomma, l'idea di averti qui oggi è un po' per riflettere con noi su questo, sulla tua opera, chiaramente, e su come la tua opera, la tua produzione tocca attraverso la pratica artistica certi temi che ci sono cari, quali anzitutto la rappresentazione del volto, dell'identità, che è un grande tema, direi, anzitutto nella tua opera, ma forse anche nella tua vita personale. Vuoi raccontarci un po' il perché? Io magari inizio a far vedere qualcosa. Diciamo che appunto il mio, adesso per fare una panoramica più ampia, io ho, come dire, il mio lavoro di fotografo è diviso in due parti. Una prima parte, come tu hai detto, in cui ho fatto il fotografo di moda per un po' di anni, e una seconda parte in cui mi sono completamente staccato da quel lavoro e ho iniziato, sempre come fotografo, ma ad affrontare un tipo di lavoro completamente diverso, proprio come riniziare una nuova vita. L'unico legame rispetto al lavoro precedente era appunto l'utilizzo della macchina fotografica. Per il resto è cambiato tutto. Nella seconda parte del mio lavoro, diciamo, nella seconda parte della mia vita professionale, ho iniziato proprio a ricostruire queste immagini che tu stai mostrando. Le ho fatte praticamente io quando ho deciso di lasciare la moda e abitavo a Parigi ai tempi, ho anche deciso di cambiare mondo, nel senso mi sono trasferito negli Stati Uniti, proprio con l'idea di cambiare non solo il mio lavoro, ma appunto di riniziare una nuova vita in una città, in un paese diverso. Questo mi ha permesso di staccarmi completamente da quello che avevo fatto prima e di riniziare una nuova vita in un luogo che io reputavo adatto per quello che volevo fare, cioè l'artista, ahimè. E ho iniziato su un piccolo sgabuzzino perché sono trasferito a New York e io adesso introduco il secondo personaggio di questo racconto. E io ho un. Sono andato a vivere in un piccolo appartamento a Brooklyn e avevo con una persona che avevo conosciuto, una ragazza che avevo conosciuto poco prima, e avevo uno sgabuzzino proprio, era una piccolissima stanzina dove io potevo lavorare. Premetto che avevo comprato prima di partire una piccola casetta, una casina in un paesino in Toscana, per cui non avevo, poi ero giovane, insomma, avevo poco più di 30 anni, avevo pochi soldi, insomma. Quindi diciamo che ecco, il mio studio è diventato questo sgabuzzino. E in questo sgabuzzino, che era un luogo tra l'altro senza finestra, era un luogo abbastanza opprimente, aveva semplicemente un lampadario in mezzo, sarà stato 3 metri per 2 più o meno di dimensioni. E ho iniziato, non so perché, a costruire su un ta piccolo tavolino di legno, utilizzando il cartone e delle suggestioni che mi erano state date. Io sono cresciuto con mia nonna materna, scusami, che era del 2, era mia nonna, e si ricordava da bambina la prima guerra mondiale e da donna adulta la seconda guerra mondiale. E un mantra del
racconti di mia nonna era la guerra, appunto, e la guerra in tutte le sue, in tutti i suoi aspetti, sia la prima che la seconda, ma soprattutto la seconda. Ecco, tutti questi racconti che io ho subito per anni da mia nonna sono stati rielaborati da me e rifatti, diciamo, su questo tavolo, utilizzando anche delle marionette che io poi vestivo, con cui gli abiti, insomma, e che poi ho fotografato. Ecco. Questa è la premessa per iniziare. Il secondo personaggio che volevo introdurre, appunto, che tu hai accennato, è che io ho un gemello identico. Si chiama Andrea, e fa il pittore, fra l'altro, l'illustratore, quindi facciamo anche qualcosa di simile. E sono cresciuto appunto con un doppio. Io e mio fratello siamo due gemelli monozigoti, cioè due gemelli identici. E per molti anni mia madre ci confonde, cioè ci hanno sempre confuso, ecco, diciamo, compresa mia madre, ecco. E crescere con un gemello identico è insomma abbastanza buffo perché non cresci con, ecco, io sono cresciuto con questa domanda, no? Ma tu chi sei? Ecco. Allora, ma tu chi sei? Non voleva dire, ma tu chi sei? Chi sei, insomma, cosa rappresenti nel mondo? Tu chi sei? Nel senso, sei Paolo, sei Andrea? Ecco, ma quella domanda continua, veniva posta, ma tu chi sei? In qualche maniera ha sviluppato, credo, un'ossessione un pochino per la mia rappresentazione. Infatti, dopo il primo ciclo di tre lavori che ho fatto utilizzando appunto dei personaggi che io creavo, ho iniziato a utilizzare me stesso all'interno delle mie scenografie e dei miei mondi. Ed è un me stesso però che non mi assomiglia, nel senso che io mi ho in qualche maniera rifatto quello che avevo fatto fare a loro, quei personaggi che voi vedete nei lavori precedenti, e quindi mi sono sostituito a loro interpretando spesso gli stessi ruoli, cioè il soldato, il clown, il pagliaccio, il signore col cappello, ma cambiandomi il volto, cioè utilizzo spesso la pittura su me stesso, mi dipingo il naso, mi dipingo la bocca, mi dipingo i baffi, insomma in qualche maniera mi cambio. Ora, è chiaro che io non, appunto, essendo cresciuto con un gemello identico, la mia identità è, cioè, nel momento in cui hai un sosia, come dire, un'altra persona identica, che tu ne abbia uno, ne abbia 100, non cambia niente, nel senso che hai perso quello che è la tua unicità, no? Il tuo volto. Io non ho, il mio volto era quello anche di un altro. Allora, semplificando, mi rappresento sempre e non mi assomiglio, insomma, quando non mi riconosco, o perlomeno quando non mi riconosco esattamente per quello che sono, in qualche maniera mi sento me stesso, ecco. La cosa interessante, a cui fra l'altro è una cosa ovvia, ma a cui ci sono arrivato recentemente, è che mio fratello Andrea, invece, è considerato uno dei più grandi ritrattisti dell'illustrazione italiana. Mio fratello fa solo esclusivamente ritratti. Allora, è buffo come tutte e due, in qualche maniera, lui in una maniera più commerciale, perché lui lavora per l'editoria tantissimo, ma è, insomma, lavora per il New Yorker, il New York Times, insomma, è, insomma, un grandissimo ritrattista. Quindi comunque indaga il volto delle altre persone. Io in qualche maniera, forse in una maniera più intima, mi sono, come dire, questa ricerca l'ho girata verso me stesso e mi rappresento. Questo è un autoritratto di mio fratello. Ecco. Sì, è molto interessante pensare come questa, come dire, condizione biologico-naturale sia poi diventata per entrambi voi, un'esperienza di messa in scena dell'identità. E infatti, per esempio, credo che questa fotografia, dalla quale forse potremmo iniziare, no? A pensare un po' su che cosa vuol dire mettere in scena l'identità,
ti vede ritratto, è vero, con un volto intervenuto, con un volto, come dire, che è il tuo, ma è il tuo messo in scena, mentre sorreggi una maschera, mentre al lato tuo si trova anche un personaggio mascherato, il cui addirittura volto non appartiene più come dire, al volto umano, ma al volto dell'animale. Quindi credo che forse questo potrebbe essere anche un punto di partenza per iniziare a riflettere un po' su appunto cosa vuol dire la messa in scena dell'identità quando è la stessa identità a partire dall'esperienza biografica ad essere messa in crisi dalla ricezione altrui, perché immagino che né tu né Andrea abbiate mai avuto dubbio. Io vedo mio fratello come il mio doppio, non lo percepisco come Ecco. male, io lo vedo come una persona diversa, a parte che è caratterialmente molto diverso da me, è fisicamente diverso da me, però è come sono, lo vedo solo io. Infatti il mio sbigottimento da bambino era di, come dire, come di vivere una specie di dualità, nel senso che quello che vedevo io non lo vedevano gli altri. Perché per me era ovvio ed evidente che mio fratello fosse completamente diverso da me, ma gli altri non, questa cosa non la vedevano, no? Ed era molto frustrante per me, perché non capivo dove, cioè lo sapevo a livello conscio che avevo un gemello, che la gente pensava fossimo uguali, ma io vedevo che invece non lo eravamo, insomma, questa cosa mi era molto, molto strana, no? Noi figure, cioè io poi detestavo. Come lui detestava essere scambiato per lui, no? Perché ovviamente non. Poi ho avuto un'altra coppia di gemelli, avevamo in classe, di gemelli identici, che amavano invece essere proprio essere considerati una persona unica. E quindi si vestivano uguali e avevano gli stessi amici, mentre noi due eravamo sempre a combattere questa identità, no? Io non volevo assolutamente essere scambiato per lui. E lui non voleva essere scambiato per me, quindi ci tenevamo molto. Non avevamo gli stessi amici, ci vestivamo in maniera diversa, siamo profondamente simili come persone. A volte facciamo le stesse cose senza che ce lo diciamo, però questa cosa di essere scambiati ci ha sempre dato un enorme fastidio e la gente ci fissava, magari sui mezzi pubblici, e poi ci chiedeva se eravamo gemelli, ovviamente, no? Per cui che già dice no, sai, no, l'ho conosciuto adesso, no? Era ovvio che siamo gemelli. Quindi tuttora, quando siamo insieme, capita raramente ormai, perché abitiamo in paesi diversi da tantissimi anni, però quelle rare volte che siamo insieme e prendiamo la metropolitana, lui sale su un vagone, io salgo sull'altro, non ce lo diciamo neppure. Ormai che abbiamo 50 anni, continuiamo comunque perché ci dà fastidio, comunque la gente ti guarda in qualche maniera, no? Quindi è chiaro che questa lotta per la nostra identità ancora non è risolta in qualche maniera. Ecco, quindi ecco, aggiungo che non solo mi dipingo la faccia, ma in tutte le mie rappresentazioni mi vesto e mi rappresento come in realtà non sono nella vita normale. Ecco, per la gioia di mio figlio, peraltro, che mi dice sempre, per favore, quando abbiamo fatto queste foto, mi ha detto, papà, sei bellissimo, ma per favore non venire a prendermi a scuola vestito così. Lì forse ancora lui non aveva capito tra la rappresentazione e la vita reale. Questa qua è una foto che è una serie di foto, è una serie di racconti che ho fatto utilizzando un fondale dipinto e creando delle micro storie davanti a questi fondali, utilizzando me stesso, mio figlio e mia moglie. Qui eravamo rientrati da New York, eravamo andati a vivere appunto in campagna e in questo granaio avevo allestito questa specie di piccolo palcoscenico. E ogni storia appunto è. Ecco, io ho fatto circa 15-20 queste piccole storie che ho chiamato short stories. E alla fine del lavoro, un editore americano con cui stavo preparando il libro su questo soggetto, che poi è uscito, a un certo punto mi ha chiesto come mai. Ogni storia finiva con una scomparsa. E io non me ne ero accorto che ogni storia. E quindi, appunto, inconsapevolmente, ogni storia che io creavo, erano storie che io creavo al momento, avevo un'infinita serie di costumi
e con, appunto, con loro il weekend facevo queste piccole rappresentazioni. E non mi ero accorto che in qualche maniera c'era sempre una scomparsa. Questa è come. Una. Sì. No, non ti volevo interrompere, dimmi pure, stavi dicendo qualcosa. No, dicevo che la prima storia, quella in alto, che facevi vedere prima con mio figlio, che io divento basso piccolo come lui, era un. Era lui aveva indossa un costumino che mio padre aveva fatto per me quando lui aveva la sua età. Questa storia si chiama Omaggio to Sol Steinberg, perché c'è una bellissima foto di Sol Steinberg, che era un artista americano degli anni 60, 60-70, in cui lui è fotografato tenendo per mano la gigantografia di una foto di se stesso bambino. Ed è una foto molto toccante di Inge Morath. E allora è una foto che è molto bella perché è lui ormai vecchio, a 70 anni, che tiene per mano un se stesso bambino. Ed è proprio un'immagine simbolica di riuscire a conservare, no? Crescendo, ma riuscendo ad avere sempre una mano per mano il tuo essere stato bambino. E allora volevo appunto rifarla in questo senso. E volevo dire che mio padre amava costruirci a Carnevale dei costumini, sia a me che a mio fratello. Ecco, ed erano sempre costumini diversi. Ecco, io e lui amavamo, infatti andavamo avanti a vestirci così anche oltre il Carnevale, non, sfidando il ridicolo, però in quel momento ci sentivamo veramente diversi, perché io ero vestito da romano, e lui era vestito da Sforza, o io ero vestito da pirata e lui era vestito da Arlecchino. Ecco, indossare quei costumi che mio padre costruiva ci dava una gioia infinita, ma proprio perché forse finalmente nessuno ci chiedeva perché lui era Zorro, io ero Arlecchino. E quindi lì non c'era possibilità di essere confusi. E guarda caso, poi nel lavoro questa cosa del travestimento io l'ho riutilizzata. Sì, stavo cercando giustamente però non lo trovavo, per questo scusa, cambiavo così velocemente le immagini, volevo trovare le tue fotografie dove sei vestito da Arlecchino. Mi aiuti a ricordare? Ah, forse è in questa serie? Collage? No, ecco, No, esatto. ecco qua, forse. C'è un aspetto che mi sembra molto interessante, riflettendo anche sull'anacronismo, no? Che è uno degli argomenti che vedevamo oggi, no? Proprio l'irruzione di un tempo storico in un altro, e che è chiaramente una, come dire, un'isotopia, no? Del tuo lavoro, una costante del tuo lavoro, e credo che sia oltremodo ricco e interessante pensarla, riflettendo sulla relazione storica tra fotografia e, come dire, rappresentazione del volto, perché forse la fotografia è una cosa che stiamo cercando un po' di capire durante tutto questo seminario, inaugura una nuova maniera di pensare, di vedere il volto, come se veramente il volto fosse un oggetto complesso che è filtrato attraverso il dispositivo tecnologico fotografia. Inizia ad acquisire tutta una serie di caratteristiche che prima, senza, come dire, questa riproducibilità tecnica, non aveva. Ecco, riflettendo un po', come dire, in maniera forse più ampia sulla pratica pittorica, scusami, sulla pratica fotografica, cosa ne pensi tu di questa relazione che si può appunto pensare, immaginare tra ritrattistica fotografica, rappresentazione del volto, e come pensi che forse questa relazione tra la riproducibilità del volto e la tua propria biografia personale sia poi rappresentata anche nella tua opera? Il ritratto, diciamo, il ritratto nella storia dell'arte è sempre esistito, è stata la forma commerciale dei pittori per mantenersi, era dai miniaturisti che facevano i piccoli cammei che le persone si tenevano in tasca, insomma, la forma del ritratto è stata la forma commercialmente che ha permesso ai pittori di campare per secoli.
È chiaro che era appannaggio di una ristretta elite di persone, quindi una classe agiata, borghesia, nobiltà, che si poteva permettere il ritratto di un pittore. La fotografia ha, come dire, democratizzato la forma del ritratto, nel senso non esistono ritratti di persone di classi sociali basse, ok? Nel 700, dell'800. Se sono ritratti come tipologie. Allora Guardi dipingeva i salotti veneziani e se c'era il cameriere che serviva il tè, era rappresentato, ma non era rappresentato come individuo, non era rappresentato come Giovanni Rossi, cameriere, era rappresentato come un cameriere, quindi non aveva nessuna identità, mentre i nobili erano rappresentati per quello che erano. Spesso col cartiglio, con il nome o con la lettera, ad esempio un classico del Settecento era la rappresentazione del nobile o del piccolo borghese con in mano la lettera su cui era il suo indirizzo per dare un'identità al volto, no? Mentre le classi sociali basse non erano minimamente rappresentate. La fotografia, soprattutto nei paesi con una fortissima, dove ha avuto una rivoluzione industriale anticipato, quindi Stati Uniti e Inghilterra, dove la fotografia ha uno scatto commerciale relativo al ritratto. Questo è molto interessante perché in realtà il processo, diciamo, chimico della fotografia, per poter realizzare un'immagine fotografica, le conoscenze tecniche e chimiche c'erano già alla metà del Settecento, cioè si sapeva già che l'argento aveva che diciamo che le particelle dell'argento si scurivano con la luce, si conoscevano i principi ottici della camera oscura che veniva utilizzata dai pittori, no? La cosiddetta camera obscura, cioè una stanza che loro canaletto la usava in cui tu attraverso un foro e una lente proiettavi quello che c'era fuori all'interno di questa stanza, piccola stanza, nelle stanze portatili che utilizzava una stanza buia, okay? C'è un lavoro di un fotografo contemporaneo che si chiama Eraldo Morel, che si chiama appunto Camera Obscura, dove lui andava nelle camere degli alberghi, scuriva tutto, levava ogni fonte di luce esterna, poi faceva un piccolo buchino con un cacciavite in una delle tapparelle dell'albergo e all'interno della stanza si inondava del paesaggio che era all'esterno. E ci sono delle foto straordinarie perché questo paesaggio dipinge la camera dell'albergo, se tu metti Aberaldo Morel, camera oscura, e hai queste immagini che sono stranianti perché vedi riflesse dentro le stanze in maniera capovolta quello che succede fuori. Ecco, vedi? Queste sono tutte camere d'albergo dove viene proiettato. Ora, quindi, questo principio della camera oscura era noto da secoli, si conoscevano i principi chimici. Perché allora la fotografia è stata inventata? Perché compare nel 1839-40 e non nel 1740? Probabilmente perché, questa è una mia teoria, ma la società non era pronta, non era pronta a farsi ritrarre da un mezzo così tecnico, così preciso, così tecnologico, così veritiero, ma aveva ancora bisogno di una rappresentazione artefatta e filtrata dal pittore, dalla pittura, no? Per quanto realistica la pittura poteva essere, ma è sicuramente molto distante dalla fotografia. Allora, invece, con la rivoluzione industriale, una nuova società moderna ha bisogno della fotografia, proprio inventa la fotografia, ma non perché non si conoscesse la fotografia, ma perché non ce n'era bisogno prima. All'inizio, ovviamente, le prime fotografie, quindi parliamo di daguerreotipia, cioè bisogna dire anche un'altra cosa, adesso non voglio fare una lunga storia della fotografia, ma la fotografia compare nella società contemporanea, alla metà dell'Ottocento, in due maniere. Compare la daguerreotipia e la cosiddetta talbotipia, cioè due procedimenti simili ma profondamente diversi. Uno era una semplice lastra di rame argentata che veniva esposta alla luce e su cui appariva un'immagine. Quell'immagine era unica. Non aveva una matrice per essere prodotta, ok? Quindi
Quindi era molto simile alla pittura come genere. Dall'altra parte, in Inghilterra, invece, un signore che si chiamava Fox Talbot aveva inventato il negativo di carta cerata. Cioè, lui per ottenere la trasparenza, cioè un materiale trasparente, siccome il vetro non riusciva ad ancorare la sua, diciamo, il suo liquido, sensibile sul vetro perché scivolava, doveva impregnarlo nella carta. La carta veniva prima passata nella cera. Se voi fate un esperimento e mettete delle gocce di cera sulla carta, otterrete una carta semitrasparente. Lui quindi immergeva la carta nella cera, diventava semitrasparente, dopodiché faceva un bagno di questa sostanza fotosensibile e otteneva un negativo. Da questo negativo lui otteneva tutte le copie che voleva. Il problema è che l'immagine era molto poco dettagliata in quanto la trasparenza della carta era relativa. Invece il daguerrotipo, dopo pochi anni, già intorno al 1850, diciamo, era tecnicamente evoluto fino a ottenere delle immagini stupefacenti. La fotografia all'inizio, parliamo sia del daguerrotipo sia della talbotipia, avevano un problema, nel senso non riuscivano a ritrarre il volto delle persone perché utilizzavano dei tempi di esposizione molto lunghi. Soprattutto loro non avevano capito che, parlo del daguerrotipo in questo senso, che una lastra esposta alla luce per pochi secondi in realtà aveva già fissato un'immagine latente sulla lastra argentata. Loro invece aspettavano che l'immagine comparisse sulla lastra. Questo quindi voleva dire che le esposizioni a volte duravano parecchie ore. È stato un caso, a un certo punto uno di questi pionieri della fotografia aveva messo in un armadietto della sua camera oscura una lastra che lui aveva esposto per pochissimi secondi e quindi che reputava non realizzata, ancora una lastra vergine. Dopo un po' di ore lui ha aperto l'armadietto e magicamente sulla lastra era apparsa un'immagine. Cos'era successo? Lui ha intuito, ha avuto questa intuizione, ha capito che allora c'era già un'immagine. Cosa ha fatto? Ha levato tutti i prodotti chimici che aveva nell'armadietto e ha iniziato a rimettere la lastra, aggiungendo uno alla volta i prodotti chimici che c'erano nell'armadietto. Cosa aveva? Ha scoperto che aveva un termometro che si era rotto e i vapori di mercurio avevano sviluppato la lastra. Questo ha fatto sì che, come dire, che la fotografia diventasse la fotografia che noi conosciamo oggi, cioè il ritratto. Questo ha aperto la strada alla commercializzazione della fotografia. La fotografia prima era un hobby per alcuni pittori falliti, qualche gentiluomo ricco che aveva tempo da perdere. È diventata un mestiere, è esplosa soprattutto dove? In Inghilterra e negli Stati Uniti, dove c'era un'enorme richiesta di ritratti fotografici. Perché? Perché tutta una nuova classe sociale che iniziava a prendere coscienza di sé non era mai stata ritratta, non era mai stata rappresentata per quello che era. E quindi il basso costo della realizzazione di un daguerrotipo ha permesso di ritrarre milioni di persone. Il numero di daguerrotipi realizzati alla metà dell'Ottocento negli Stati Uniti è incalcolabile, parliamo di milioni. Era tutta una nuova società che voleva farsi rappresentare. Molto meno in Italia, invece, giusto per fare, e questo ci fa capire. Ora non c'è bisogno di analizzare il daguerrotipo per capire la differenza tra una società americana di metà 800 e quella italiana, però i daguerrotipi americani vengono rappresentati minatori, contadini, piccola borghesia, commercianti e anche nobili. Ecco, l'unica differenza tra una classe agiata e la classe, diciamo, meno agiata era la dimensione del daguerrotipo. Allora, le famiglie, diciamo, che avevano più soldi, in genere utilizzavano la lastra intera, mentre si arrivava fino a un ottavo di lastra. Ecco, e questo ovviamente il prezzo decresceva. In Italia, in realtà, non esistono, o perlomeno sono pochissimi, a parte che il numero di daguerrotipi in Italia è estremamente esiguo, e soprattutto viene rappresentata solo ed esclusivamente la nobiltà, la piccola nobiltà e la borghesia. Quindi, una società dove ancora non c'era stata una rivoluzione industriale o comunque era all'inizio ed è stata
è come dire, è la fotografia in qualche maniera ha seguito questa storia, nel senso che se partiamo dal presupposto, dal fatto che già a metà dell'Ottocento abbiamo decine e decine di daguerreotipi che rappresentano minatori, per esempio, la classe forse più povera, no? della scala sociale, i minatori che facevano un lavoro terrificante, soprattutto l'immigrazione irlandese, no? Infatti hanno queste facce bellissime con le lentiggini, gli occhi chiari, sono irlandesi. Quindi l'ultima ruota della scala sociale americana, ancora meno che le persone di colore. Quindi l'immigrazione dovuta alla metà dell'Ottocento alle devastazioni della fillossera che attaccava le piantagioni di patate in Irlanda, ha prodotto delle migrazioni di milioni di persone che scappavano dalla morte per fame, letteralmente. Ha portato nel giro di pochi anni negli Stati Uniti, credo, metà della popolazione irlandese, che è arrivata in America, era la manodopera più a basso costo negli Stati Uniti. Quindi, quando tu vedi rappresentati nei daguerreotipi dei minatori irlandesi, capisci che sono stati rappresentati tutti. In Italia questa cosa non è successa. Non è successa e lo vedi anche, per esempio, io ho fatto un lavoro. Sulle fotografie della guerra civile americana, la presentazione del soldato, ad esempio, attraverso la fotografia durante la guerra civile. Durante la guerra civile americana, quindi parliamo 1863-64, due grandi fotografi che si chiamavano Matthew Brady e Alexander Gardner hanno ritratto i campi di battaglia, hanno ritratto i campi di battaglia e i morti della guerra civile. Se voi guardate le immagini di Gardner e di Matthew Brady, vedete i cadaveri col sangue, i cadaveri gonfi e vedete le facce dei soldati morti. Non c'è filtro su queste immagini, ce ne sono alcune straordinarie per la loro crudezza, per la loro violenza. Parliamo del 1863, guardate queste immagini, queste che siamo a Gettysburg o Antietam. È anche vero che erano battaglie, questa della guerra civile americana, che facevano un numero enorme di morti. Tenete conto che il numero delle vittime della guerra civile americana è pari a tutte le vittime di tutte le guerre che l'America ha combattuto negli anni sui secoli successivi. Erano guerre combattute con metodi napoleonici, ma con armi ormai moderne. Quindi si parla di 20-30 mila morti nella prima mezz'ora di battaglia in queste guerre. Pochi anni prima e pochi anni dopo in Italia abbiamo avuto il Risorgimento, la prima, la seconda, la terza guerra d'indipendenza, ok? La prima guerra d'indipendenza è del 48, quindi diciamo che non è stata fotografata praticamente. Mentre la seconda guerra d'indipendenza del 59 e la terza guerra d'indipendenza del 66 sono di pochi anni precedenti e di pochi anni successivi alla guerra civile americana. Ora, com'è stato rappresentato il soldato, il morto, il combattente nello stesso periodo in Italia? È stato rappresentato con i grandi quadri a olio che potete guardare alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma. Sono dei quadri giganteschi, a volte di 10 metri di grandezza, in cui vengono rappresentati il nostro Risorgimento. Queste sono le uniche immagini che ci sono pervenute. Ok? Sono degli enormi quadri in cui il combattente è un manichino, non è un individuo, come dire, ha il naso rosso, i morti dormono, i morti hanno la mano sulla fronte, sono adagiati sul tronco dell'albero, è completamente aulica l'immagine, è completamente trasformata, non è minimamente rappresentativa della realtà. Ora, è molto interessante, no? Di una società che ancora si rappresenta la propria storia utilizzando semplicemente ed enormi quadri celebrativi, è una società che invece rappresenta la propria guerra civile, quindi ancora peggio, in una maniera così terrificante. Ora tu stai guardando, ma ci sono delle immagini, sono dei close-up di volti di soldati morti, che sono, cioè addirittura vedi le budelle che escono dalla pancia, sono delle cose terrificanti. È molto interessante questa cosa, perché ti fa capire come una società contemporanea fosse in grado di rappresentare se stessa, quindi non solo, diciamo, il paesaggio, ma anche proprio i propri individui, no? Le proprie persone.
E noi invece ne eravamo ancora una rappresentazione aulica della nostra storia. Sì, è molto interessante quello che dici. Io nel frattempo an apro anche, come dire, il dialogo alle dottoresse, ai dottori, alle dottorande, ai dottorandi, alle studentesse e agli studenti presenti, e ovviamente anche a Massimo e ad Elsa. E colgo quest'ultimo spunto che ci hai offerto, molto interessante, sul riflettere appunto quali siano i livelli di accessibilità delle rappresentazioni, no? Sia delle diverse classi sociali e sia quindi dei volti. E non posso che pensare, c'è qualcuno che credo abbia il microfono aperto e sento un po' di rumore. Potrei chiedervi di, cioè, a meno che non volete parlare, poi chiaramente è benvenuta, la fonazione, però se no è un po' molesto. E dicevo, quest'ultima tua riflessione, no, sull'accessibilità del ritratto mi fa venire in mente, riflettendo ancora, no, su questa dimensione anacronistica, quindi sull'intromissione di temporalità diverse, il tuo lavoro o La gamba ritrovata, Esattamente questo argomento infatti. che io ho trovato assolutamente interessante. Magari ti va di raccontarci un po' la storia appunto di questa gamba ritrovata, magari partendo proprio dall'immagine o dalla gamba. Non ho trovato l'immagine della gamba. Ecco, non è messa, se me la posso, non so, non me la posso prendere io. L'ho cercata e non. Perché non hanno. Cioè, il problema è che il libro ce l'ho di là, devo andare di là a prenderlo se volete, lo prendo. Datemi un secondo, vado di là a prendere. Anzi, prendi pure un respiro, visto che sono già Vado di là a prendere. parecchi minuti che ti interroghiamo. Io nel frattempo, appunto, rinnovo l'invito a presentare le vostre domande, suggestioni a Paolo Ventura. Io avrei una domanda, vedo che in chat. Perché io non sto vedendo la chat, esatto, quindi Sì, altro. no, la tengo io sotto controllo. C'è un'osservazione da parte di una studentessa o dottoranda che poi volentieri possiamo leggere. Allora facciamo così, tanto smetto di condividere lo schermo così. E c'è anche un'altra, sì, un'altra richiesta di domanda da parte della dottoranda Anna Fasolato, quindi non so se appunto il nostro ospite vuole farci vedere. Sì, esatto, visto che insomma ha fatto lo Lavoro, sforzo di andarlo a esatto. cercare, volentieri gliela facciamo mostrare. Facciamo vedere, Esatto. poi raccontiamo Eccola. la qua la gamba. Questa voltificazione del piede potremmo chiamarla. Scarpa. Questa è un piede, è un pezzo di tibia e perone, perone, insomma, perone, non so come si chiama, perone, e indossa anche una piccola ghetta di un soldato piemontese ritrovato sul campo di battaglia di Montebello della Battaglia, in provincia di Voghera o di Tortona, insomma. È stato trovato una ventina d'anni fa da un contadino mentre arava il campo, appunto sul campo di battaglia. È stato portato all'ossario di Montebello, dove ci sono raccolte le ossa di soldati italiani, francesi e austriaci, e lì è stata depositata. Io l'ho fotografata perché era appena stata ritrovata e ecco, è una gamba destra, fra l'altro. Dopo pochi mesi che avevo fotografato questa gamba, a un mercatino ho trovato questa foto. È una carte visite del 1860 in cui mostra due amici, uno è un ufficiale piemontese, l'altro è il suo amico. Lui è senza la gamba destra e soprattutto dietro c'è una scritta che dice Eroi di Montebello. Ora, io quindi da questo, diciamo, da questa casualità, da questo buffo atroce incontro,
ho realizzato un lavoro che ho intitolato La gamba ritrovata, e dopo vi racconto un attimo di questo incontro. No, no, cosa vogliamo fare? Finiamo magari il racconto della gamba ritrovata e poi apriamo il Sì, dialogo. volentieri, sì, così. Oramai siamo in sospeso. Esatto. Che vogliamo sapere? In realtà si lega al discorso che facevo prima sulla rappresentazione del risorgimento italiano rispetto alla guerra civile americana. Cioè, questa è una ricerca che io ho fatto con l'ICCD, che è l'Istituto Centrale per la Documentazione del Ministero dei Beni Culturali, che mi ha chiesto di fare una ricerca, una residenza all'interno dell'istituto. E allora io, avendo lavorato per il New York Times sulla guerra civile americana, ho deciso di, appunto, di approfondire il fatto che il Risorgimento, perché in realtà esistono delle fotografie fatte durante il Risorgimento, c'erano alcuni autori che sono stati sui campi di battaglia, ma non compare un cadavere. Sono le foto del cimitero di San Martino, sono le foto del campo di battaglia di Goito, eccetera, ma sono foto di così, delle campagne, diciamo, lombardi o piemontesi, con nulla che ti faccia suggerire il fatto che ci siano state delle battaglie. Ci sono rappresentazioni, alcune rappresentazioni di soldati, sono soldati soprattutto fatti in studio, quindi decontestualizzate completamente dal luogo dove loro hanno combattuto, quindi non, diciamo che non è stato minimamente rappresentata, non solo non è stata rappresentata la guerra, ma soprattutto non i morti. Allora io cosa ho fatto? Ho costruito un piccolo archivio di morti del Risorgimento, okay? Molto plausibili, tecnicamente e filologicamente perfetti, e li ho fatti ritrovare all'interno dell'istituto, proprio per cercare di riempire quel gap che manca completamente nella nostra storia, perché la fotografia ci rappresenta, cioè senza la fotografia non abbiamo un'identità. E la mancanza di, cioè, e quindi io ho, come dire, ho cercato, è stata la mia una provocazione, eccetera, anche per riflettere su questa cosa, perché ora, a parte il Risorgimento, che sono fatti che forse qualcuno può anche non fregare più niente, sono passati ormai quasi un secolo e mezzo, sono 2 secoli, però questo gap ancora noi ce lo tiriamo dietro, ok? Perché la rappresentazione fotografica della nostra società è fondamentale per chiarire la nostra storia, la nostra identità. Ora, se io chiedo a una persona di media cultura che sappia un po' di fotografia, un fotografo, un grande fotografo che ha fotografato la Seconda Guerra Mondiale, vengono fuori i soliti nomi. Sono Robert Capa, sono George Rogers, sono tutti fotografi che hanno fotografato gli Stati Uniti nei fronti loro. Ma se io ti chiedo, dammi un nome di un fotoreporter italiano che ha fotografato la Seconda Guerra Mondiale, non ce n'è. Quindi capisci che non siamo, non, se tu guardi, se tu vuoi vedere delle fotografie della Seconda Guerra Mondiale in Italia, devi guardare foto dei fotografi alleati. Non ce ne sono poche altre, capisci? Capisci che non riusciamo ad avere una nostra identità culturale senza riconoscere l'importanza della fotografia. E stupidamente lo vedi sul fatto che i giornali non citano i nomi dei fotografi, per esempio, che è qualcosa che in America è per legge dagli anni 30, capisci? Cioè, capisci come tutto questo discorso è collegato in maniera profonda rispetto, ecco, rispetto alla nostra società. Grazie Paolo. Magari io poi avrei un'altra domanda se c'è tempo, ma non voglio monopolizzare. Vedo che la chat inizia proprio a. Sì. Quindi lasciamo spazio un po' agli Beh, altri. innanzitutto vorrei ringraziare anch'io personalmente il nostro graditissimo ospite. Grazie per aver trovato il tempo, insomma, di venire a visitarci. Per me, per noi tutti, credo un'esperienza straordinaria. Ma diamo spazio innanzitutto agli studenti, alle studentesse, ai dottori, dottorandi, dottorande, perché anch'io vedo che ci sono molti commenti, molte domande. E poi naturalmente ritorniamo, diciamo che è stata una presentazione che credo in tutti abbia fatto nascere un fiume di riflessioni, di commenti. Quindi volentieri diamo spazio anche ai studenti, ai studenti. Ok.
Allora, io quindi leggo commenti e domande. Iniziamo con la studentessa o la dottoranda Vittoria Moccagatta che ci dice: attenta osservatrice, ci dice che nella locandina della Biennale Democrazia 2019 c'era una delle foto di Paolo Ventura, e poi inoltre appunto aggiunge che il tema di quell'edizione era proprio visibile e invisibile, simile a un tema, diciamo, che il professor Leone ha trattato in questi giorni, quindi insomma un'osservazione molto pertinente. Allora, darei la parola a questo punto alla dottoranda Anna Fasolato che la chiede, quindi volentierissimo Anna, se riesci a tu stessa a prendere. Perfetto, Sì, buongiorno. Io ci tenevo tantissimo a ringraziare Paolo Ventura perché sono andata a vedere la sua mostra alla Camera ancora ad ottobre, quando c'era possibile, insomma, frequentare i musei, ed è stata veramente una bellissima esperienza, molto emozionante. Quindi, insomma, volevo ringraziare lei e anche tutti i miei professori per questa opportunità di poterle, insomma, parlare. E sì, comunque la mostra secondo me era stata organizzata molto bene. Ed era anche molto esplicativa, anche comunque l'audioguida è stata molto in grado di guidare comunque lo spettatore. E, però comunque insomma riuscire a parlare con lei è un'esperienza ancora insomma più bella, più profonda, ecco. E quindi volevo dirle sì che la mostra mi aveva colpito molto e soprattutto c'è stata un'opera che si chiama Maschere, in cui lei ha fatto 54 ritratti che poi sono autoritratti, in cui lei poi dice che in questi autoritratti ha poi anche visto tutte le persone della sua vita, della sua infanzia. E quindi ho trovato molto interessante come nella rappresentazione visiva di se stesso ha poi ritrovato anche una molteplicità di quella che è stata la sua vita e le persone della sua vita, ed è stato molto interessante per me. E volevo chiederle una cosa, riguardo al concetto di alterità, no? Di esperienza che noi facciamo ogni giorno. Vabbè, per un esame avevo letto il testo di Leone, Otherness, Estraneousness e Unawareness, e insomma ho letto come noi facciamo esperienza di alterità in molti modi nella nostra quotidianità, sia attraverso il viso delle altre persone, il corpo delle altre persone, o attraverso anche il paesaggio comunque. E possiamo fare esperienza di alterità anche con noi stessi quando ci guardiamo allo specchio, insomma, scopriamo noi stessi ogni volta, no? Vediamo qualcosa di diverso di noi stessi. E quindi volevo chiederle se in lei c'è mai stata questa esperienza doppia, diciamo, cioè nel senso quando vedeva il suo gemello, cioè, ok, lei vedeva qualcuno che è qualcun altro, quindi un'esperienza di alterità, però vede qualcuno che è simile, quasi identico a se stesso, e quindi volevo chiederle se lei mai, anche per un solo frangente, ha pensato mentre vedeva suo fratello di essere come davanti a uno specchio. Sì, no, ho avuto tantissime volte la sensazione di avere davanti a me, di avere uno specchio. Ma la cosa più fastidiosa era che io in lui non vedevo mai, vedevo me stesso, ma vedevo me stesso che mi dava fastidio, tutti i miei difetti vedevo, non vedevo i miei pregi, vedevo tutto quello che mi dava fastidio. Quindi eravamo come infastiditi uno dell'altro, perché lui lo stessa cosa vedeva in me le cose che non gli piacevano. È un po' come le città di Calvino, no? Le città invisibili, che si la c'è questa città che è Valdrade, mi sembra, che si specchia nell'acqua e quello che vede riflesso non gli piace. Quindi queste due città non comunicano. Infatti, il problema che ho avuto con mio fratello è di comunicazione, perché io proprio vedevo in lui come qualcuno che io detestavo. E poverino, lui vedeva le stesse cose in me. E quindi certo che vedevo un me stesso però distorto, non vedevo mai un me stesso completo, non ho mai avuto la sensazione di avere un altro me stesso di fianco in tutti i sensi, ma qualcuno che mi assomigliava, quasi che cercasse di assomigliarmi. Ecco, forse la rabbia che ci davamo a vicenda era questo, che ognuno di noi cercava di assomigliare all'altro, che è un gioco ovviamente, era assurdo perché nessuno dei due cercava di scimmiottare l'altro.
eravamo stati fatti così, ecco, e quindi mi infastidiva moltissimo perché pensavo che lui mi imitasse, no? Come uno che vede come a volte in televisione, no? Che fanno le imitazioni dei personaggi famosi e che a volte si crea anche della rabbia verso queste persone perché ti senti imitato, no? E dove ti senti imitato? Nei tuoi difetti, nelle cose che non ti piacciono, nel tuo modo di parlare, nel tuo magari nel tuo modo di usare la R piuttosto che di sbagliare, eccetera. Ed è strano perché in realtà non capisci, no? Quando sei bambino, ragazzino, questa rabbia, questo fastidio che hai di vedere l'altro. Infatti, noi abitiamo da, mio fratello da 30 anni abita a Berlino, io abito a Milano, abito anche in America, quando lui era in America, io ero in Italia, insomma. Diciamo che è da quando abbiamo 19 anni che non abitiamo nello stesso paese, ecco. Proprio perché ci infastidisce vederci. Ci amiamo, voglio dire, abbiamo un bellissimo rapporto a distanza, ma detestiamo vederci. Io proprio mio fratello, quando lo vedo, mi dà i nervi. Proprio per semplificare, ecco. E questo è il motivo per cui io ho fatto 50 rappresentazioni di me che sono, diciamo, completamente. Finalmente, magari ecco, così potrei incontrare mio fratello, dovremmo incontrarci con delle maschere. Che queste maschere che io ho esposto a Torino, in realtà, a livello conscio, sono le persone che io ho conosciuto, forse appunto perché è sempre attento a guardare me stesso, o quello che non mi faceva di me stesso nell'altro, guardavo molto alle facce delle persone e ce le ho ancora tutte molto ben definite nella mia memoria. Questo qui era il Vasco, che era il lattaio che c'era in via Mose Bianchi a Milano, in casa mia, dove avevamo il conto, dove mia mamma ci mandava a prendere il latte, la panna, tutte quelle cose lì. E secondo me, è morto da tanti anni, ma era questo. Poi, probabilmente, se tornassi indietro e dovessi rivederlo, magari non aveva la fronte gialla, però per me ce l'aveva. E quindi ho fatto una galleria di ritratti di persone. Compagni di scuola, bidelli della scuola, insegnanti, persone anche magari viste semplicemente una volta sulla metropolitana o dal finestrino del tram. Poi forse in realtà sono 50-60 ritratti di me stesso, non avendo io un'identità, non avendola, adesso parlo per paradossi, però non avendola appunto avuta, allora a questo punto, va bene qualsiasi faccia, ecco, sono sostituibile facilmente. Grazie mille per questa risposta e per lo spunto di riflessione. Grazie. Prego. Sì, grazie davvero. Stavo pensando al volto riflesso del fratello, una sorta di Narciso ribaltato, no? Il mito di finalmente, insomma, Narciso si odia e quindi si salva forse alla fine. Bellissima anche la storia di voi due che vi evitate, insomma, in queste geografie dislocate. No, è un bellissimo racconto di Nadar. Nadar è stato uno dei più importanti ritrattisti, fotografi, ritrattisti dell'Ottocento a Parigi. Aveva uno studio, era un megalomane, addirittura c'era questa descrizione, credo, di Balzac che racconta lo studio di Nadar, che aveva questa scritta su questa facciata di questo palazzo che lui ha comprato, è scritto Nadar su tutta la facciata, e dove andava tutta l'intelligenza, tutte le persone che potevano permettersi a ritrarsi da Nadar. E c'è un racconto che lui dice quando le persone vanno a ritirare il ritratto e non sono mai contente. Cioè, lui si rende conto che in realtà è una battaglia persa fin dall'inizio. Cioè, quando tu vedi la tua immagine fatta da un grandissimo fotografo, se tu metti i ritratti di Nadar, sono immagini straordinarie, non erano mai contenti. Questo raccontino in cui lui dice è una frustrazione, perché io capisco. Poi ci sono quelli che non lo danno a vedere, quelli che invece lo percepisce immediatamente, quello che glielo leggi negli occhi, ma il comune è che a nessuno piaceva farsi, a nessuno era soddisfatto. Quindi, come se l'idea che tu hai di te stesso, in realtà, è difficilissima essere riprodotta. Cioè, è difficile che qualcuno sia soddisfatto, no, del ritratto. E infatti, alla fine, dovresti fare una ricerca sulle fuori dalle macchinette, che adesso non so se ci sono più le macchinette che facevano i ritratti, te le ricordi? Alle stazioni c'erano per. Un po' vintage, credo sì, ci siano ancora perché
Perché secondo me giovani di oggi la gente amano. va via sempre delusa, capito? Dalla macchinetta. Non c'è mai una rappresentazione. La rappresentazione del volto è impossibile, secondo me. È un'utopia. Un'utopia. Il volto c'è per quello che è, per quello che tu vedi, ma la rappresentazione del volto c'è il famoso ritratto che fece Picasso a Gertrude Stein, che era una collezionista americana che abitava col fratello a Parigi ed era amica di tutti i surrealisti, insomma, tutti le avanguardie dell'epoca. A un certo punto Picasso le fa un ritratto e quando glielo porta, lei lo guarda, lei col fratello, e dice: "Ma non mi assomiglia." E Picasso disse: "Ma ti assomiglierà." Ora, se io penso a Gertrude Stein, ma io e tutte le persone che hanno letto Gertrude Stein la conoscono, non pensi alle foto di lei, ma pensi al ritratto di Picasso, perché è diventato un ritratto talmente famoso, è stato un quadro talmente importante che la faccia di Gertrude Stein è il ritratto di Picasso, che non le assomiglia, perché se tu guardi le foto, a parte che l'ha migliorata, perché era una donna molto brutta, diciamo, ecco, spiace dirlo, però era una donna veramente poco, poco attraente, ecco. E in realtà nel ritratto è molto più interessante, però al di là di questo, è veramente l'immagine di Gertrude Stein, è il ritratto di Picasso, e non le assomiglia, perché se vedi le foto non hanno niente a che vedere tra lei e il ritratto di Picasso. Però questa frase di Picasso, che era una frase di una persona narcisista e completamente, ecco, vedi? Cioè, è molto più bella. Io penso al ritratto di Picasso. Non, ecco, io è la prima volta che vedo la faccia di Gertrude Stein e dico, se tu me l'avessi fatta vedere non saprei dirti che era Gertrude Stein. Se vedo il ritratto di Stein. Quindi infatti io non faccio ritratti, diciamo. Ma per quello c'è Andrea, no? Il ritratto dipinto è diverso, perché verso il dipinto c'è sempre un qualcosa di. Cioè, la fotografia tu la giudichi, il dipinto è difficile perché c'è sempre un po' di, come dire, non so, non mi permetto, non conosco, e quindi non. Mentre la fotografia è alla portata di tutti, e quindi tu dici non mi piace. Mentre un ritratto dici, ah. È diverso l'approccio. Secondo me, insomma, se uno avesse intervistato invece che Nadar, che era un fotografo, un ritrattista del Seicento, probabilmente non ti avrebbe dato quella stessa risposta. Ti avrebbe detto che i suoi clienti erano tutti molto soddisfatti dei suoi ritratti. Pensi ai fiamminghi, no? Tutti i ritratti dei fiamminghi. Quindi la nascita del ritratto di persone nasce con i fiamminghi alla metà del Seicento. A Brera ci sono dei ritratti di nobili milanesi che sono straordinari. Io sono convinto che loro erano estremamente contenti del proprio ritratto, non come clienti di Nadar. La fotografia già è troppo diretta in questo senso. Ecco, sì, no, pensavo a questa impossibilità del ritratto un po' come un problema centrale anche del nostro progetto, che è un progetto sul volto. Forse per questo che stiamo lavorando sul volto, perché è un po' un impossibile, qualcosa che sfugge. Ecco, quindi a parte questo, vorrei invece dare spazio alle osservazioni degli studenti, delle studentesse. Allora, risalgo il flusso della chat, e quindi Emanuele Regano ci dice, appunto ricollegandosi al problema della presenza della guerra: per certi versi le rappresentazioni contemporanee sono tornate ad avere la forma edulcorata della rappresentazione pittorica, abbandonando il realismo fotografico che caratterizzava la guerra di secessione. Mi vengono in mente a riguardo tanto le cronache di guerra contemporanee quanto film recenti come 1917. Sì, Questo credo. diciamo che secondo me fino alla guerra in Vietnam i fotografi hanno rappresentato, parlo dei fotografi americani, la guerra per quello che era. Poi per motivi politici la guerra in Vietnam è stata persa dagli Stati Uniti anche per la crisi della società interna americana rispetto alle immagini che vedevano della guerra. Nelle guerre successive il governo americano è stato molto più attento nella rappresentazione della guerra, il controllo sui fotografi che partecipavano alla guerra. Per
perché ha capito che in realtà è stata un'arma a doppio taglio questa libertà che lui aveva dato. Quindi diciamo che le guerre contemporanee combattute dall'America non sono rappresentate in maniera obiettiva e sincera. Si è tornati in una rappresentazione aulica, da quel punto di vista è assolutamente vero. Faccio solo un commento, sono molto d'accordo su quello che stai dicendo Paolo. C'è infatti un bellissimo libro di Judith Butler che si chiama proprio Vite precarie, che riflette sulla rappresentazione del volto del nemico durante, insomma, post 2001 e ne riflette proprio in termini di messa in scena, cioè come si sia proprio costruita una grammatica per la messa in scena del volto del nemico. Sia il nemico, la donna con il burqa, sia il volto di Saddam Hussein, sia tutti i volti dei nemici, come se a un certo punto si iniziasse a costruire proprio un'idea di volto del nemico, dove quel genitivo è una marca della rappresentazione. Quindi molto, molto interessante anche lo spunto del dottor Regano. E poi adesso si apre un nuovo problema gigantesco, che è il fatto che l'immagine fotografica è, come dire, intoccabile, è Infatti. completamente alla portata di tutti. Quindi, mentre prima, ora, il potere ha sempre maneggiato le fotografie. Cioè, se penso alle fotografie dell'Unione Sovietica, c'è cioè il famoso comizio di Lenin, dove a secondo di chi finiva in Siberia veniva emesso o levato dal palco dove Lenin teneva il discorso e Stalin anche, cioè venivano messi e levati. Insomma, il potere ha sempre cercato di maneggiare, manomettere la fotografia. La fotografia non è sempre stata censurata, ritoccata, cambiata. La fotografia non rappresenta la realtà, è la cosa più simile alla realtà che abbiamo inventato. Ma l'evoluzione della fotografia, quindi quella che adesso si inizia a chiamare la post-fotografia, cioè la fotografia digitale, che invece è ritoccabile da chiunque. Ora crea dei problemi etici per quanto riguarda il fotogiornalismo, no? Per cui ci sono delle regole che loro si sono dati, per cui qualsiasi tipo di ritocco sull'immagine non viene accettata. Ci sono casi di fotoreporter che sono stati radiati per aver semplicemente ritoccato delle cose minime, perché non, per etica fotogiornalistica non ti puoi ritoccare nulla. Però questi sono dei patti che vengono fatti, ma come tutti i patti hanno una fragilità enorme. Ma soprattutto, allora, a parte il discorso etico relativo al fotogiornalismo, si apre invece la voragine del ritocco, cioè le fotografie selfie fatte da ragazzine col cellulare postate su Instagram sono spesso ritoccate, cioè non c'è più la rappresentazione, cioè tu hai addirittura il controllo su poi andare a fare il volto che vuoi tu, cioè non c'è più la rappresentazione della faccia, ma è ormai un'alterazione, non so, un inseguire un ideale, chiamalo come vuoi tu, un cambiamento, eccetera. Cioè, questo porta a non, diciamo, se avevamo accettato la fotografia, tra virgolette, come vero, ora questo vero è stato superato e non esiste più. Guarda, è una cosa strana, ma recentemente ho rifatto la patente. Ok, è una sciocchezza. Però io avevo la mia vecchia patente di tela, quella che si apriva così, ok, e avevo dentro una fotografia che mi aveva fatto un fotografo in via Torino a Milano, uno studio fotografico, andava a farti fare la foto per la patente. Era una foto in bianco e nero in cui mi aveva messo in posa, aveva fatto un negativo. È una foto perfetta, ok. Io adesso ho questa foto sulla patente. Che ti giuro, sembra che uno abbia preso una cosa di colore, me l'abbia schiacciato sulla faccia. Non so, sembra un ritratto di Picasso, cubista. Cioè, la mia faccia non mi rappresenta più. Ma perché? Ma perché non è più importante. Quello che è importante sono il chip in cui sono i miei dati, eccetera. Nella patente di 30 anni prima, il volto aveva ancora una sua definizione precisa. Cioè, il prossimo passaporto che noi faremo non avrà più una fotografia. E nel passaporto avevamo la fotografia, non avevamo un dipinto, quindi in qualche maniera la fotografia ti rappresentava ancora, se no non ci chiedevano la foto sul passaporto. Adesso i nuovi passaporti probabilmente, esattamente come la patente, non avranno più la fotografia, cioè ti chiedono la fotografia, ma se guardo la fotografia della mia patente, capisci che è un retaggio novecentesco che loro hanno tenuto ad avere, giusto per continuare ad avercela, capisci? Ma in realtà non ci rappresenta, non è più importante. Insomma, questo ti fa capire come la fotografia ha fatto questa parabola per cui è nata.
per raccontare, per rappresentarci, dopodiché è un mondo che si evolve e va verso un'altra era. Non ha più bisogno di quella rappresentazione, ha bisogno di qualcos'altro. Quindi si chiama post-fotografia. Cosa sarà e cosa diventerà, non lo so. A me basta vedere la mia patente. Su questo mi sembra uno spunto molto, molto interessante. Ci sono delle fotografie molto particolari che sono quelle che ci arrivano quando ci multano, no? Per eccesso di velocità. Sono delle foto che sono scattate da dispositivi assolutamente automatici. E in realtà ci potrebbe essere un flusso completamente automatico tra il rilevamento della velocità, il fatto che quella fotografia viene scattata e il fatto che ci arrivi poi una multa che dobbiamo pagare. Allora, è interessante che ci debba essere la fotografia, che in effetti potrebbe anche non esserci, no? Potrebbero semplicemente notificarci che abbiamo superato il limite di velocità. Quindi la fotografia ci deve essere come prova, come evidenza. Però dal punto di vista legale, quando vi arriva il verbale, c'è sempre la firma di qualcuno che è un poliziotto, un carabiniere, un ufficiale che deve aver visto quella fotografia. Però, come diceva Paolo Ventura, è una pura convenzione, cioè è una pura convenzione che ci debba essere un essere umano che a un certo punto vede quella fotografia, anche se magari poi non l'ha vista, no, veramente. È una convenzione puramente legale, perché come diceva giustamente Paolo Ventura, invece stiamo progressivamente delegando la tecnologia, non soltanto la produzione di immagini del viso, ma anche la lettura di immagini del viso. Scusate, soltanto una piccola parentesi. Ma guarda, l'ho notato anche recentemente, quando si poteva ancora viaggiare, e questo ti fa capire anche come si evolve questa cosa. Allora, sono passato alla frontiera, andavo negli Stati Uniti, al controllo dei passaporti. In Italia il poliziotto ha guardato la mia immagine sul passaporto e mi ha guardato in faccia. All'ingresso negli Stati Uniti il poliziotto non mi ha mai guardato in faccia, guardava uno schermo di computer alla sua sinistra, dove ha fatto passare lo scanner del mio passaporto, non mi ha mai guardato in faccia. Mi ha chiuso il passaporto e me l'ha restituito. È interessante. Non gli interessa più che la mia faccia corrisponda all'immagine sul passaporto, perché quella cosa lì ormai non ha più un valore. Mentre in Italia ancora il vecchio questurino mi ha guardato aprendo il passaporto e guardandomi, che la faccia la parte è completamente diversa, perché nel frattempo sono invecchiato, lì avevo la barba, non ce l'avevo più. Beh, e però ti fa capire come questo retaggio, in una società, diciamo, arretrata, chiamiamola, dal punto di vista digitale, eccetera, abbia ancora queste differenze, no? È come fosse, una volta uno andava in India e trovava un mondo ancora arcaico, no? E noi eravamo nel 2020, loro ancora nel 1600 per certe cose, no? Allora, mi ha colpito questa cosa, che il poliziotto mi guardava in faccia, e l'americano non mi ha mai guardato, guardava lo schermo al computer alla sua sinistra, oltre che avermi fatto passare le impronte digitali, che forse erano molto più importanti della fotografia, capisci? Quindi l'impronta digitale è diventata la nostra faccia, capito? Questo secondo me è da mettere anche in relazione a una condizione che è politicamente molto delicata da trattare, che è il carattere multietnico della società americana. Cioè noi pare che siamo, diciamo, addirittura biologicamente, cognitivamente più predisposti a riconoscere, identificare, a distinguere tra volti all'interno del nostro gruppo etnico. Ma lo siamo molto meno all'interno di un gruppo etnico del quale non facciamo parte. Per cui in una società molto etnicamente ancora omogenea rispetto a quelle nuove, come quella statunitense, quindi una società come quella italiana, effettivamente questa capacità di discrimine può essere maggiore rispetto a un funzionario della frontiera americano che vede arrivare. No, quando ero negli Stati Uniti, io ricordo che molti cercavano di entrare nei bar per bere prima dei 21 anni e utilizzavano delle carte di identità di altri studenti, altre studentesse appartenenti allo stesso gruppo etnico, sapendo che poi chi era lì all'ingresso non sarebbe stato così in grado di distinguere dalla foto. Interessante, in effetti il poliziotto che non mi guardava era un poliziotto cinese, di fattezze insomma orientali, che probabilmente non sarebbe stato in grado di riconoscermi rispetto al poliziotto di Bergamo, che invece conosceva. Questo è interessante. Questo è molto interessante. E forse è il motivo per cui sulle tombe in America non ci sono le foto dei morti, mentre non ce l'abbiamo.
lo so, mi viene anche da pensare, per lo stesso principio forse, non lo so, perché sulla tomba, la foto sulla tomba in Italia non la metti perché il tuo caro ti veda, ma forse è perché chi passa ti veda, no? E ti riconosca, non lo so, è una cosa tirata, però. Sì, beh, quello è un campo di riflessione molto, molto interessante, perché in effetti forse è stato anche all'origine di questo progetto di ricerca, no? L'intero progetto di ricerca è nato da un'esperienza di questo tipo, cioè come scegliere una foto che rappresentasse, un'unica foto che rappresentasse l'intera biografia di un individuo, che è quello che si deve fare. In Italia, se si appartiene appunto a una famiglia che segue questa tradizione, nel momento in cui qualcuno sfortunatamente scompare, è necessario scegliere la foto che poi rimarrà sostanzialmente per lunghissimo tempo sulla tomba. Allora, quale scegliere? La foto di un individuo già segnato dalla vecchiaia, magari dalla malattia, oppure di un individuo troppo giovane per essere riconosciuto? Quindi si pongono proprio dei problemi di, come dire, identificazione, identità, riconoscibilità. Però è vero che in altre culture, anche appartenenti ad altre tradizioni religiose, questo imperativo iconografico è molto più, diciamo, meno presente, no? E poi anche in quel caso molti cimiteri sono cimiteri multietnici, per cui effettivamente c'è una diversa presenza del volto, sicuramente non presente nell'ambito ebraico, non presente nell'ambito islamico, non presente nell'ambito protestante, no? Quindi, Però cattolico sì, anche le tombe cattoliche negli Stati Uniti non hanno l'immagine fotografica. sì. Sì. Credo ci siano però delle altre domande, Sì, ci moltissime. sono un sacco di questioni. Allora, riguardo al tema della manomissione, c'è una riflessione importante della nostra dottoranda Daria Archipova che appunto riflette sul problema del digitale sostanzialmente. La ringrazia, innanzitutto ti ringrazia Paolo per la bellissima presentazione e chiede che ne pensi. Degli strumenti digitali per la fotografia basati sull'intelligenza artificiale, tipo filtri creativi, che aiutano a creare un'immagine più estetica, no? Forse più bella in un certo senso, rispetto all'originale. E in generale, che cosa ne pensi della fotografia presa con il cellulare, pensando appunto a tutte l'evoluzione dei vari iPhone? Certo, Che diciamo sempre di più in qualche modo abbelliscono, tra virgolette, l'immagine del volto. ma io guarda, io penso che siano tutte cose positive, nel senso che anch'io utilizzo il cellulare per fare le fotografie adesso, le correggo utilizzando dei programmi che mi correggono, che mi raddrizzo i parallassi, eccetera. Credo che tutte le strumentazioni che, come dire, semplificano il lavoro, dal mio punto di vista, sono benvenute e mi aiutano a concentrarmi sull'immagine e non sulla tecnica per realizzarle. È chiaro che dopo tutte queste cose portano anche a delle aberrazioni, però come dire, noi siamo, la società è sempre cresciuta portandosi dietro qualcosa che le rappresenti, che si evolve rispetto alla società, per cui è chiaro che, come diciamo prima, una società arcaica, semplice, con le classi sociali molto definite, viene rappresentata prima dalla pittura, poi viene rappresentata dalla fotografia, poi la fotografia si evolve, diventa video, poi il video rimane, insomma, per cui sono tutte, come dire, va bene tutto, è molto interessante vedere appunto come queste cose si adattano poi, no? Quello che prima veniva considerato improponibile diventa la norma, diventa accettato quindi credo che ormai appunto nel momento che la definiamo non più fotografia, ecco questo è importante perché questa non è più fotografia, è post-fotografia e avrà un nuovo nome, non lo so, però in qualche maniera è ben venga, insomma, io peraltro non rimpiango le settimane, i mesi che ho passato nei laboratori a aspettare i film che venivano sviluppati, i provini a contatto, tutta quella roba che poi andava conservata. Adesso il mio lavoro è estremamente facilitato
abbattuto i costi, e vedo però le nuove generazioni che invece tornano alla camera oscura, all'utilizzo dell'analogico. Insomma, è interessante perché poi, sai, va sempre a doppia velocità, no? Per quanto si evolve la tecnica, per quanto in realtà poi c'è una ricerca invece di tornare indietro. C'è sempre una corsa in avanti e una corsa indietro, no? Quindi non lo so cosa rimane. Alla fine, quello che vedo è come se chi in realtà poi vuole utilizzare la fotografia come professione tende a tornare indietro. Chi invece la usa per motivi, per altri motivi, invece è molto più vicina alle tecniche. Insomma, quindi c'è tutto un nuovo mercato, fra l'altro, che si apre a non i professionisti, cioè i professionisti tendono appunto a riguardare indietro, e chi non è, chi invece utilizza la fotografia per mille altri scopi, invece utilizza esattamente le nuove tecnologie, anzi, c'è un continuo evolversi delle tecnologie, no? Sì, torniamo un po' a questo discorso, gli anacronismi, no? Che appunto queste tecniche ci consentono di vedere proprio l'incrocio dei tempi, delle temporalità. E c'è un'osservazione, una domanda sulla posa e sullo sguardo fotografico del dottor Francesco Pipparelli, che dice innanzitutto la ringrazia, fantastico davvero questo incontro. La mia domanda è sullo sguardo nelle sue immagini. Cosa significa per lei se lo sguardo sarà in macchina, a lato o nascosto, eccetera? Penso specialmente alle opere con suo figlio, dice Francesco. Ah, io quando, in genere quando mi ritraggo cerco di non guardare in macchina, cerco di evitare quel rapporto diretto, perché nel momento che tu guardi, cioè crei un rapporto diretto, nel momento che guardi di lato, oltre, è come se guardassi a un'altra cosa, insomma, crea un distacco che io già toccandomi, già rappresentandomi soprattutto in un mondo che non è mai il mondo contemporaneo, non è mai questo momento, no? Io mi rappresento come se fosse un momento in un mondo che poi qualcuno può vedere come un mondo degli anni 30, anni 40, anni 50, ma comunque è un tempo sospeso, è un tempo senza tempo. Allora, appunto per questo preferisco mai guardare in macchina, ma come creare un piccolo distacco per cui tu hai la sensazione di guardare un mondo che in qualche maniera riconosci, ma nello stesso tempo di cui ti perdi. Ho fatto un lavoro invece che si chiama appunto Ex Voto, in cui ho ritratto, mi sono ritratto come soldato della Grande Guerra. Sono dei grandi ritratti in cui questi soldati sanguinano, si chiamano Ex Voto, e invece in questo caso ho, oltre che aver dipinto il sangue sui volti di queste persone che colano, ho lavorato sugli occhi, cioè ho ridipinto gli occhi, perché invece lì volevo creare proprio un rapporto diretto, come che questi soldati ti guardano, a parte questi che hanno gli occhi chiusi, e allora lì invece io avevo bisogno invece che ci fosse un rapporto diretto, come se tu ti riflettessi su questi soldati, e allora ho ridipinto proprio gli occhi. Perché è tutto lì, no? Nel ritratto quello che conta è l'occhio. Tu guardi l'occhio, non guardi il resto poi viene in conseguenza. Quindi se vuoi creare un legame diretto, vuoi comunicare in maniera, vuoi che lo spettatore si rifletta su questi ritratti, devi appunto creare un contatto proprio con gli occhi. Quindi infatti sono ridipinti, a parte il sangue, ridipinti sono gli occhi. Sì, interessante. Appunto, in semiotica poi della pittura tutto questo discorso sulle immagini che ci guardano come appunto i delegati dell'artista, no? In qualche modo. Quindi in questo senso, appunto, se sei tu Paolo che ti ritrai come soldato, è un esempio appunto brillante di questa tecnica, diciamo. C'è un commento molto lirico che vorrei leggere della dottoressa, attimo che t'ho perso, Sara Kerchi, che dice:
Beh, innanzitutto la ringrazio, vorrei ringraziarmi per questa esperienza, ringraziare Paolo soprattutto per aver condiviso con noi la sua storia personale, e che per quanto mi riguarda è stata la più significativa, il fatto che trovare un'identità, l'identità, quando si ha un gemello è un'operazione doppiamente difficile. Mi piacerebbe chiedere a Paolo se ora, oggi, crede di averla trovata, quell'identità faticosamente e a lungo cercata, se oggi ha capito chi è. O se, per la sua esperienza, la ricerca dell'identità e del volto che se troviamo e fissiamo ci permette di mettere anima e cuore in pace, è qualcosa che durerà per tutta la vita, qualcosa di risolto. Ad ogni modo, grazie per la sua storia. Mi sembra molto bello questa osservazione. Guarda, penso che morirò senza capire chi la faccia che ho, per cui. Ma va bene così, insomma, e uno trova un equilibrio nella propria così. Però mi sono rappresentato ormai così tante volte che non so più neanche io chi sono, insomma, dal punto di vista del volto. Però credo che sia anche il motore poi del mio lavoro, come lo è per mio fratello, insomma. Alla fine, forse abbiamo perso anche strada facendo il motivo iniziale della nostra ricerca, no? Che ormai, come dire, è stato un modo per, come dire, per superare questa cosa, ma ormai siamo andati oltre, quindi siamo andati oltre la questione del chi sono, eccetera. Anche perché, appunto, non vedendo mio fratello, alla fine, in qualche maniera mi illudo di essere. Non ci chiamiamo mai FaceTime, ci chiamiamo sempre solo a voce, tra l'altro. Il prossimo seminario inviteremo Sebastiano. Esatto. Stavo per dirlo anch'io, il prossimo Andrea. Vogliamo sentire l'altra parte di questa storia. Forse la sta ascoltando segretamente, non lo sapremo mai, ecco. E vabbè, gli studentessi e le studente sono veramente impazziti questa mattina. Le leggo ancora un'ultima domanda, non l'ultima, è sempre della dottoressa Marta Varonio. Dice: buongiorno, mille grazie per questo incontro interessantissimo. Avrei una domanda, tenendo conto che raramente si è soddisfatti di una rappresentazione di noi stessi, in quanto tendiamo a vedere ciò che non ti piace, ciò che non ci piace, come va interpretata la fotogenicità del volto? Questo quando si dice appunto sei fotogenico, questo mi sembra interessante. Io, avendo fatto il fotografo di moda per tanti anni, ho scoperto che in realtà ci sono, e io non so perché, ci sono dei. Succedeva che lavorassi con delle modelle, per esempio, o dei modelli, che così li vedevo entrare la mattina in studio, poi vestiti così, da ragazzina o ragazzino o ragazzotta o signora, insomma. E poi la trasformazione davanti alla macchina fotografica, ma non la loro trasformazione, ma la trasformazione del loro volto rispetto all'obiettivo. Cioè, la fotogenia è incredibile. Lavoravi con delle ragazze che all'apparenza erano delle persone normalissime, non brutte, ma voglio dire piacevoli, eccetera, ma che non so perché, l'angolazione, come la luce scorre sul loro volto, erano delle rappresentazioni stupefacenti. Cioè, lì ti rendi conto che cos'è la fotogenia. Fotogenia esiste come? E che cos'è? Non lo so. Lo so solo che c'è un cambiamento straordinario che succedeva a volte, non sempre, che era stupefacente. E non succedeva sempre, ma a parte la consapevolezza di sapere, e questo spesso mi dava rabbia perché ci sono delle modelle che non sanno fare il loro mestiere e si posano loro come pensano di essere più belle, no? Per cui c'erano questa standardizzazione di pose, no? Per cui questo modo un attimino di muovere la testa, eccetera, che poi invece in realtà non era minimamente quello che le avrebbe rese più belle, no? Era come loro pensavano che sarebbero state. E quindi una gran fatica innanzitutto levargli quelle pose. Quindi la prima ora di lavoro era sempre di cercare di metterle a loro agio e di levargli quella impostazione, no? Di posa. Quindi, non so, mi immagino ora davanti allo specchio a cercare di vedere come sarebbe stato il loro viso, quale angolatura gli avrebbe, come dire, esaltato la loro bellezza. E in realtà non corrispondeva mai a quello che poi in realtà era veramente la loro parte più bella. Lì, sai,
quindi potrà fare un voto e devi rappresentarlo bello, no? E poi vabbè, bello per chi, vabbè, quello è un altro discorso, però comunque, però era buffo come quello che era il loro atteggiamento ed era esattamente il contrario di quello che poi si finiva col fare. E che non serviva a niente, perché dopodiché alla sessione successiva di lavoro con un altro fotografo avrebbero replicato le loro facce, le loro pose fatte davanti allo specchio. E un'altra cosa invece era la fotogenia. La fotogenia è una magia. Ecco, io penso che appunto attenga a quelle cose che, boh, che per me perlomeno non hanno spiegazione. Vedi veramente una trasformazione straordinaria. O persone molto belle che venivano malissimo, malissimo in fotografia, proprio non riuscivi minimamente a rendere meglio di quello che erano, ma anzi il contrario. E perché? Non lo so. Non lo so. È molto, veramente molto interessante questa questione della fotogenia, anche perché un po' ci fa riflettere appunto su questo paradosso della faccia come evento anche, no? Cioè nel senso che questa identità o questa rappresentazione che occorre sul volto è qualcosa che succede. Penso anche a... Insomma, forse è un po' una digressione, però la butto lì e poi magari andiamo avanti con altri interventi. Però a come la fotografia sia stata anche utilizzata come supporto per pensare l'evento patologico. Scusatemi, come supporto del volto per pensare un evento patologico. È tutto il lavoro fatto sull'isteria, sulla rappresentazione dell'isteria attraverso il volto femminile. No? E quindi erano delle facce dove succedevano questi volti che erano i volti delle isteriche. Poi chiaramente c'era una messa in scena, però immediatamente quando stavi raccontando appunto di questo... No? Che apparivano di fronte alla fotocamera. Ma basta, chiudo la digressione. Beh, sono anche le 11 meno un quarto, Sì, forse potremmo sento avviarci a... che stiamo abusando veramente del nostro ospite. Sei Io stato sì. gentilissimo, grazie. Vai, Elsa, scusa. Sì, no, è l'ultima, insomma, questione, ma insomma, secondaria, se vogliamo. Insomma, non... mi interessava molto in una delle serie dei tuoi lavori. Grazie a Ricevuta, il motivo della geolocalizzazione di queste rappresentazioni. Infatti, ognuna appunto è geolocalizzata. Ecco, non so se mi è interessato molto questo aspetto. Che ruolo appunto ha il luogo scritto testualmente nel tuo lavoro? Beh, dunque, in questo caso Via Previati è la prima casa dove ho vissuto, diciamo, sono uscito dalla casa dei miei genitori, diciamo, il primo appartamento che ho avuto mio, solo esclusivamente mio, quando sono andato a vivere da solo, e quindi diciamo che Via Previati per me, insomma, rappresenta la mia indipendenza, ecco. Teatro Routhière, Sergio Routhière è un bravissimo illustratore per libri per bambini. Ogni volta che lui scrive una cosa mette Teatro Ventura. Allora ho voluto, come dire, rendergli omaggio reciprocamente, che ho chiamato Teatro Routhière. Trieste, perché è una delle città che amo di più, e in cui così potresti incontrare un gatto gigante. Camogli è una cittadina appunto della Liguria, dove una mia amica ha una bellissima casa, dove ho trascorso delle estati molto belle e dove insomma non ci sono gli scogli, peraltro in mezzo al mare, ma va bene. È la camogna, sì. Framura non ci sono mai stato, ma un mio amico mi parla sempre di Framura come un luogo della delizia, allora ho pensato che potrebbe salvare la vita a un pittore regalandogli degli scorci che gli salvano la carriera, ecco. Ma non ci sono mai stato, Framura. Via Rasori era l'indirizzo della mia scuola elementare, quindi se fossi stato un uccello avrei potuto volare via dalla classe, cosa che avrei desiderato infinite volte, ma in realtà questo
uomo si salva per il semplice fatto che c'è un incendio di casa sua, ma lui è un uccello, un uomo uccello, per cui diciamo si salvano. Torbole è un paesino dell'Alto Garda, vicino a Desenzano, ed è un posto che mi ha messo un'enorme tristezza, non so perché, e così mi immaginavo di essere assalito da un enorme corvo. Monza mi sta antipatica, Grazie. dato che sarei potuto finire bruciato da un mangiafuoco inesperto. Martireno, quando attraverso con la nave, mi sembra così, mi immagino che la nave naufraghi e essere salvato da un pesce o mangiato da un pesce. L'isola d'Elba, vabbè, l'isola d'Elba sono stato solo una volta, mio figlio non c'è mai stato, ma ha trovato una perla nera, ha salvato la sua famiglia dalla disgrazia. Il Parco Sempione è il posto, secondo me, più così, dove ho passato l'infanzia. Non sono mai stato rapinato da un venditore di palloncini, da un clown, però perché no? Prima ha rapinato un venditore di palloncini, poi ha rapinato un altro. A Lambrate, vabbè, Lambrate si può essere accoltellati, va bene. Forse 30 anni fa, adesso magari no, però insomma, può essere. Rimini, vabbè, ci si può trovare anche un pesce gigantesco, va bene. Magari morto, non so. Vabbè, l'isola del Giglio è un luogo magico e quindi può succedere che se sei in difficoltà vieni salvato da una sirena. È accettabile. Qui torniamo a Lambrate, dove ci si può finire anche in un buco nero. Non so. Lambrate a Milano è anche un po' così, è stato per anni una metafora di periferia, di luogo multietnico, ma per il semplice fatto che venivano dalla Sicilia e dalla Calabria. Sant'Angelo Lomellina non ci sono mai stato, ma mi immagino un posto così, dove se hai fortuna, puoi sfuggire alla morte saltando i canali dell'irrigazione, delle risaie, eccetera, insomma. Rovigo, non ci sono mai stato, ma mi fa venire in mente un labirinto, non so perché. Rozzano, accidenti, Rozzano, ecco, Rozzano può essere un circo che ha perso una tigre. Ecco, Fidenza ci passavo con il treno, quando una volta si prendeva il treno che faceva tutte le fermate. A Fidenza avevo capito che eravamo arrivati a casa praticamente, perché era l'ultimo paesino dell'Emilia prima di entrare in Lombardia. E così, non ci ho mai camminato, ma dal treno ho pensato che uno che deve essere investito da un'autobotte. A Uginate ho fatto il militare, a Uginate. Ho fatto il militare a Uginate, sono stato 8 mesi, è un paesino di un nulla totale e non ho dei bei ricordi, ecco. Civitanova Marche, aveva la casa al mare mia nonna, era un posto meraviglioso e c'era una pianta di cachi, che facevi i cachi d'inverno. E c'era il signor Gino che andava su a prendere i cachi per mia nonna e non è mai caduto dalla scala, ma ho sempre pensato che cadesse io. Aspettavamo il mio gemello, aspettavamo che cadesse dalla scala. Non è mai caduto per sua fortuna, ma non so, eravamo lì a bocca aperta a aspettare che cadesse. Povero signor Gino. Paolo, grazie. E sono anch'io un po'. Grazie, grazie anche da parte mia, credo da parte di tutti. Tutto è stato un incontro straordinario, bellissimo. D'altra parte si vede anche dal tenore dei commenti, delle domande. E per noi è un privilegio entrare nel mondo di un artista, di un grande artista, insomma, riconosciuto in tutto il mondo, e di sentirlo parlare poi anche in maniera, diciamo così, illuminante, non soltanto rispetto alla sua arte, ma rispetto a tanti temi che ci interessano, e poterlo fare appunto attraverso questi due registri della parola, comunque sempre molto accattivante, molto vivace, e attraverso le opere è una grande grazia. Quindi siamo veramente molto, molto, molto riconoscenti. Ecco. Grazie a voi e buon lavoro per le vostre cose. Grazie mille.
Ciao. Grazie. Ciao Grazie. Paolo. A Ciao. presto. Ciao, 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 ciao. A presto. Prossima settimana ci sarà lezione, credo. Sì, ci sarà lezione, quindi ci saremo. Ci vedremo giovedì prossimo. Grazie. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao, 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 ciao.